E buonasera Popolo Bianco Celeste, bentornati ad una nuova puntata di Bianco Celeste in Rosa. Mancavamo da un pochino di tempo, quindi sono felice di avervi di nuovo qui con noi. Allora, prima di introdurre Marzia e una novità stasera, vi volevo ricordare di seguire il nostro sito www.laziolive.tv e tutti i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Vi volevo ricordare di scaricare la nostra applicazione, che è gratuita sia per iOS che per Android, e dove potrete trovare un quiz che vi porta gratis allo stadio, quindi non perdete l'occasione. Potrete trovare tutti i nostri video, le nostre live, i nostri articoli, quindi scaricatela, tanto è gratuita e è completa, quindi non perdete tempo. E adesso non lo perdo nemmeno io. Faccio entrare prima Marzia, ovviamente, poi vi dico la novità di stasera. Buonasera Marzia. Buonasera, ciao Va, ovviamente ben ritrovati a tutti quanti, siamo mancati da Buonasera, un buonasera. mese. Allora, da stasera, Bianco Celeste in rosa non è più solo rosa. Diciamo che il rosa è pure l'azzurro perché ci sono anche i ragazzi della redazione, quindi adesso li facciamo entrare. E se rompono le scatole li mutiamo anche. No, non è vero, sto scherzando. E niente, però vabbè ragazzi, ovviamente si parlerà di quello che sta succedendo, di Sarri, Martuscello che è diventato il nuovo allenatore e insomma tutte le dinamiche che stanno accadendo adesso. Quindi niente, faccio entrare subito i ragazzi, inizio dal vice direttore. Buonasera Cristian. Ciao Cristian. Buonasera Barbara, buonasera Marzia, buonasera la chat, è un onore essere qui questa sera nel tempio femminile, insomma, è Esatto, un esatto. onore. Buonasera a Ottimo, tutti. ma tutto Sei pronto, anche eh? ospite poi qui, tra Ecco, l'altro. siete ospiti stasera, non dimenticate questa Sono cosa. ospite. Grazie ragazze, Esatto, buonasera. esatto. Allora, facciamo entrare il nostro The Voice, Luca Belardi. Buonasera, Luca. Buonasera a tutti. Anche qui, Allora, anche ci lei rivediamo. qua, anche lei qua, Ma non è se ne, ma è possibile. andata a dormire da ieri? Ci siamo visti neanche 24 ore fa. Buonasera Ebbene, Luca. meglio così. A me piace stare qua, perciò. Anche Assolutamente. a noi, anche a noi. Allora, Ciao buonasera Barbara e ciao Marzia. Paolo. Ciao Ciao Luca. Luca. Il microfono. Buonasera. Avete ragione, scusate, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Comunque noto, non so Luca se tu puoi essere d'accordo con me, io noto che la connessione di Mauro sta raggiungendo i livelli di quella di Roberto Mari. Non Ma lo so sai che Luca se anche tu hai avuto. ultimamente sì, lo vedo a stacchi, sembra un fotomontaggio, no? Perché Roberto sta sotto, al piano di sotto. Ah, Ecco ok, perché. perfetto, tutto spiegato allora. Allora, buonasera al nostro Paolo. Ciao Buonasera, che Paolo. emozione stare in bianco, celeste e in rosa, che bello, grazie dell'invito. Eccoci qua. Buonasera, buonasera e Ciao. buonasera al nostro Antonio. Buonasera Antonio. Ciao ragazze, Antonio. buonasera. Ciao ragazzi, Ciao grazie Antonio. per l'invito. È Stasera. strano, oggi mi sento molto, molto Rosa. rosa oggi. Molto Sì. rosa. Di rosa, di rosa. Buonasera, Allora, buonasera a fatemi tutti. salutare la chat. Emanuele, buonasera. Buonasera ragazzi, purtroppo il più Dai, grande fallimento Marzia. della società negli ultimi 20 anni, un allenatore che prenderei Emery e se no Garcia per riscattarsi da Ah. Napoli. No, Vabbè, no, no, Emanuele. ok, Emanuele, Giordano, va bene. buonasera. Ciao Sì, infatti, Giordano. Christopher dice su Instagram tutti salutano Sarri con le classiche frasette già fatte. Se nessuno di loro ha fatto di mettere Sarri, allora chi è stato? Olimpia, giusto lei. Christopher, Christopher. buonasera. Anna, buonasera, tanto adesso parliamo. Buonasera. Leonardo, buonasera. Vig, Ciao. buonasera. E Anna, buonasera. Michele, buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere già qui con noi. Vabbè, ovviamente, argomento caldo del giorno è Mister Sarri, le dimissioni, Martuscello che ha preso la guida della squadra. Ed è difficile da digerire per tutti, quindi state calmi ragazzi, per favore, perché Mamma vi mia, muto, ci metto 2 secondi. bocca mia, se parlasse. Il fuoco, oggi il fuoco. Però, vabbè, ovviamente si parlerà anche di questa storia dei calciatori. Vabbè, e allora, facciamo così, iniziamo. Paolo, buonasera, buonasera. Allora, sì, Paolo. Emanuele dice stasera esce il lato femminile dei ragazzi, non lo so Emanuele, non te lo...
non sono, non garantisco nulla di quello che esce stasera, quindi facciamo così. Io che mi faccio le cosiddette mentali, ci penso da ieri, ma è normale che Sarri dia le dimissioni e il suo staff resta. No, staff è andato via. No, lo staff è andato via, solo Martuscello è rimasto. Solo Martuscello, lui è il presidente, è il gestore. Restano fino a sabato per dare una mano. No, beh, rimangono fino a sabato. Sì, fino a sabato. Luca, pessimo. Luca, io già ho capito stasera. Allora, buonasera da Milano. Secondo voi è possibile un giorno vedere Nesta come allenatore della Lazio? Non lo so, a me non piace però, Ma guarda, io lo sto seguendo un po' in Serie B, non sta crescendo come allenatore, perché ha zoppicato un po' i primi anni, ma adesso a Reggio Emilia sta facendo abbastanza bene con una squadra discreta. E, insomma, io lui, perdonatemi solo 10 secondi, come tipo lo vedo un tipo piuttosto poco chiacchierone, no? Un tipo piuttosto introverso, però sembra che sia nello spogliatoio. Si faccia sentire abbastanza, vedremo, è anche lui in crescita, vedremo un po'. Ok, sì Leonardo, ma quindi il nostro attuale presidente è confermato fino a presidente è confermato fino a data da destinarsi, poi vedremo il resto. E, allenatore, ti sei sbagliato Leonardo, l'allenatore sì, fino a Frosinone per il momento penso, non lo so. E Paolo che ci dice, io sto con Sarri, volevo chiedervi dove andremo a finire ora. Allora, io non voglio fare la trasmissione che vi chiedo a turno perché mi rompo, non mi piace, quindi parliamo così della situazione. Iniziamo però, invece di parlare di Sarri, che ne abbiamo parlato anche ieri, ne abbiamo perché c'ero pure io, e parliamo un attimo dei giocatori. Se vi va. Che vergogna. Tipo posso cominciare? Prego. Grazie. Lei non è però vice direttore qua, eh? Quello sempre sono ospite, infatti ho chiesto Luca. Ma infatti ha chiesto il permesso. Assolutamente prego. Non ho preso parola. È come ieri a Sarri, lui ha detto posso, nessuna risposta. Ecco. Allora, nella mattinata è arrivato il comunicato ufficiale, no, della Lazio che annuncia la separazione da Sarri. Dal pomeriggio sono cominciate ad arrivare le belle parole, no, de facciata, dei giocatori sui social, no, le classiche frasi di circostanza. Io continuo a dire che ovviamente opinione personale, il 90% dei giocatori sono veramente oddio, non voglio cadere nel troppo pesante, ma mi limito a dire che per quanto mi riguarda a giugno devono essere tutti allontanati, se non tutti, la maggior parte. Io ne salvo 5-6 e faccio anche i nomi. Io salvo Ivan Provedel, Emanuele bravo, sì, però sto aspettando che mi metto una connessione perché i monitor sono ancora spenti, quindi insomma, mo speriamo che il presidente faccia in fretta. Comunque io salvo Provedel, io salvo Patrick, io salvo Mario Ghila, io salvo Guendouzi, io salvo Isaksen e salvo Rovella. Per quanto mi riguarda il resto può tranquillamente, beatamente andare, avete capito dove, ma mi limito a dire fuori da Formello, tutti quanti, compreso Ciro Immobile. Io amo Ciro Immobile, lo sapete tutti, l'ho sempre sostenuto fino a 2 giorni fa. Ora sarà contenta la gente che voleva Sarri fuori da Formello, perché Sarri era il problema, no? Di questa squadra, di una squadra non più in grado di far tiro in porta, no? Il grande problema era Sarri, il grande problema era il modulo, vero? No, il grande problema sono sti quattro calciatori viziati alla ricerca solo dei soldi e alla ricerca solo di adeguamenti di contratto. Quindi per quanto mi riguarda giugno tutti quanti via da Formello, non ne voglio vedere. Per me, lo dico adesso, per me ero trasceso nel romano, quindi dico possono per me arrivare secondi e vincere derby 5-0, non me ne frega niente.
per me se ne devono andare via, 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 prima di subito, via. Basta. Allora, io sono pienamente d'accordo con questa cosa, nel senso che secondo me la squadra ha tanto remato contro al mister, specialmente i senatori, e due su tutti, Ciro Immobile e Luis Alberto, perché proprio è palese. E si vede anche, allora, la cosa di Luis Alberto a me mi ha lasciato particolarmente, diciamo, dispiaciuta, perché prima fa vedere, insomma, che piange a fine partita, poi mette il like al post delle dimissioni di Mister Sarri, dopo il like mette una storia con due righette proprio tanto per fa la parte, e dopodiché basta, non dice più niente. Però è stato, cioè, considerando poi che Sarri l'aveva fatto diventare il fulcro del modulo e che aveva spinto tanto lui per il rinnovo di Luis Alberto, mi sembra anche poco carino da parte sua fare questo, ma da parte di tutti i senatori, onestamente. Se erano stufati di cuore, non gli andava più bene il modulo, penso che comunque parlare sia sempre la soluzione. Però a quanto pare no, hanno fatto la guerra e ci sono riusciti, l'hanno vinta. Perché ovviamente è più facile, cioè quando la situazione va male si manda via l'allenatore, non si mandano via 20-25 giocatori, questo si sa, è ovunque così. Però certe volte non è giusto, tutto qua. Ragazzi, voglio sapere pure le vostre, quindi chi vuole parli, non vi sovrastate, parlate tranquillamente, andate voi, fate hobbies. Oh, però parlate. Oh. Vai, allora io guarda Barbara, io sono velocissimo. Per me oggi ho visto tantissima ipocrisia, proprio tanta. Io mi vergognerei tantissimo. Cioè, hanno fatto di tutto per farlo andare via e poi di bella facciata, no, a scrivere foto, storie, non va bene così. Cioè, io così, sì, Cristian, tocca fare così, perché sennò oggi ci bannano a vita, non è possibile. È sempre, non... Abbiamo sempre comunque le porte aperte a Ciro Immobile e Luis Alberto se vogliono intervenire. Ah, certo. Sì, diciamo. Ci stanno guardando noi, Lu. Diciamo, noi lo diciamo, oggi... perché poi ci mancherebbe. No, oggi... stanno con spumante oggi, Lu, un po', sono forse da domani in poi, in giorno lo trovano. Sì, ma stavano a controllare quello che scrivevano i vari giornalisti, i vari giornali i vari social, cose ridicole, per vedere cosa si stava dicendo, cose ridicole. I vari uffici stampa di Sarri. Bravo. Cioè, tutto collegato, Mauro, no? Cioè, tutto a posto. No, ma lo sanno che la gente laziale ha passato dei momenti ancora peggiori di questo, lo sanno i giocatori, ma si pensano che i laziali, il tifoso laziale viva su un altro mondo, sulle nuvole, no, sulla bella storiella che uno gli racconta. Ma la fate finita, cioè, ma che ipocrisia che c'è? Ci mettete un giorno e mezzo per rispondere con dei post, mi dispiace, ma che cosa siamo? Ma chi volete prendere in giro? Chi volete prendere in giro? Avete fatto mandare via un allenatore come capo espiatorio, un allenatore che ieri ha detto me ne vado io perché qui non mi seguite, siete stati tutti in silenzio, oggi parlate tutti, scrivete tutti, vi fate le belle facce davanti a tutti, vi dovreste fare un bagno di umiltà davanti ai tifosi e chiedere scusa, in primis il capitano, che non sa neanche lui che cosa significa essere capitano in questa squadra. Scusate, però, sennò poi mi dilungo. È una vergogna, Luca, è una vergogna, perché... Secondo me vogliono colpire per via traverso qualcun altro, però a rimetterci ridicoli. Forse il più forte allenatore che negli ultimi anni è arrivato alla Lazio. Peccato, veramente un peccato. Cioè, era l'opportunità buona quest'anno per poter, certo, con questo allenatore, per poter crescere, andare avanti. Ma certo, assolutamente. L'abbiamo anche criticato, ma tecnicamente si fa. Uno commenta una partita, ci mancherebbe altro, nella buona fede, eh. Ma così no, veramente, guardate. Io allora, a me la cosa ha puzzato subito dall'inizio. Sto zitto, metto un secondo. Possibile che 9-11esimi l'anno scorso giocavano in una maniera e quest'anno hanno iniziato a giocare in un'altra? Che cosa è cambiato?
c'è sta qualcosa di pesante sotto. Antonio, ce è quello che dico, è quello che dico da mesi, quando c'è. Qui viene detto no, la colpa è del Quinterno nell'ambito dei tifosi, no, qui la colpa è della Lade di Sarri perché sta squadra non gioca e questi non tirano mai in porta. Ma perché non ha messo nessuno però perché non ha messo mai nessuno in tribuna? Non tirano perché mai non glielo fanno per... mettere la società ha parlato chiaro perché? Visto che ci ha avuto gli attributi di dimettersi e questo gli diamo atto, perché non ha messo mai ad esempio Luis Alberto in tribuna? Perché lì dentro se ne deve, ma perché chi ci aveva dopo Luis Alberto? Chi ci aveva dietro Luis Alberto? Se parli così metti la mano ti si sente basso. Ah, perché per fare quello che dici tu non si tratta del singolo Luis Alberto o il Ciro Immobile di turno, lì si tratta che tu devi prendere, io parlo di titolari, quindi faccio il conto negli certo se metti Sana Fernandez Ghila, guarda Mauro, ma scusami Cri, io dico una cavolata, tolti qui 3-4, tu 5-6 dovresti metterli in tribuna. Allora, se vedi che si giocano contro, io guarda, ti metto in tribuna per dare un segnale a tutti. Mauro, molti spiego la situazione. Secondo me non li mette in tribuna per non dare l'alibi a tutti quelli che poi gli vanno contro, perché magari li mette in tribuna e gli inizia a andare contro. Mauro, ha messo in tribuna quello. La cosa è semplice, io te lo dico in maniera non professionistica ma amatoriale, perché io sono stato dirigente accompagnatore per tantissimi anni di alcune società sportive, non faccio il nome, perché guarda, è semplicissimo. Non te ne accorgi quando dei calciatori remano contro. I calciatori possono avere un grandissimo rapporto con un allenatore e poi dietro sistemano delle cose. È successo quando volevano fare fuori un allenatore. Mister, come facciamo? Ok, mister, sembra che vanno d'accordo, ma invece non vanno d'accordo. Ma infatti io non ci vedo tutta sta polemica, sta cosa, io non la vedo, perché tanto decidono sempre i giocatori e paga sempre l'allenatore. Luis Alberto magari ti faceva vedere davanti che era un calciatore che accettava le idee di Sarri e tutto quanto, poi magari mister oggi non sono riuscito a giocare perché ha avuto delle problematiche, pertanto vai a pensare su un... Ma se lo vedevamo noi, vedevamo noi che camminava in campo, lo avrà visto anche lui. Quando io ti dico, ma chi vanno prende in giro? A tifoseria razziale ne ha passate di peggio. Ma assolutamente! È chiaro che Sarri, magari un uomo genuino su quello, un uomo che con quello che ha lavora e cerca di migliorare, magari pensava di poter avere un gruppo dalla sua parte, che cosa invece che non c'è stata. Poi magari ci saranno state pure altre problematiche, calciatori che arrivando al secondo posto... Quello poi lo sanno loro, insomma. Sono arrivati, capito? Allora, fatemi sentire pure Marzia e Paolo su questa storia dei calciatori, così poi andiamo su Sarri. Vai, vai Marzia. No, va, dai, finite tutti voi uomini, dai. No, perché so che io sono un po' fuori dal coro. Allora, quello che dice Luca è giusto per certi versi, è anche vero che i risultati purtroppo sono quelli che sono. Sarà colpa sicuramente dei giocatori, e questa è una cosa che non è brutta, ma da che mondo è mondo è sempre così nella storia del calcio. Purtroppo è così. E a pagare è l'allenatore, fermo restando che è lui che si è dimesso e ha fatto il gesto, un gesto saggio. Però io mi chiedo, no? La Lazio ha giocato nelle ultime 4 partite 4 sconfitte, l'ultima in casa con l'Udinese. Se fosse rimasto Sarri, questa squadra a Frosinone, secondo voi, che risultato avrebbe fatto? Avrebbe perso. Allora io... Abbiamo tutti un po' questa sensazione che questa... Ma io no! Che si è persa. Perché poi
io sono d'accordo con voi, è chiaro che una cosa è avere Sarri in panchina e una cosa è avere Martuscello, no? È chiaro che se uno me lo viene a dire, ma no, è logico, no, che la Lazio ha perso tantissimo della panchina. Ora bisognerà vedere se se le cose cambieranno, se i giocatori cominceranno a giocare quello che vuoi, ma perché è così, da che mondo al mondo nel mondo del calcio. Però io vi dico che era molto difficile fare peggio di Sarri, che anche in alcune dichiarazioni si è un po' attirato sia da parte della società che anche da parte dello spogliatoio un pochettino di così di problemi se li è attirati da solo, ecco. Io quello che voglio dire, siccome qui siamo tutti laziali, no? Per carità, grazie Sarri è stato importante sicuramente, però poi alla fine della fiera, se succede che in maniera ingiusta, come volete, succede che la Lazio poi cambia registro, e allora scusate, io sono della Lazio, voglio vederla vincere la Lazio, voglio vederla pareggiare, non voglio vederla perdere con l'Udinese o con Lecce o col Genoa o con la Salernitana a Salerno. Quindi che vi devo dire? Qualcosa, cioè è come non so come dire, qualcosa doveva succedere. Ora, onore a Sarri che l'ha fatto lui, però qualcosa doveva succedere, ragazzi, perché non si poteva continuare così. Questo è... Secondo me ha fatto un gesto da laziale, nel senso che ha pensato più alla squadra che a lui stesso. Sì, sì, certo, poi ha messo alle spalle al muro. Esatto, magari ha detto, magari mi tolgo io e forse ricominciate a giocare, vediamo. Un'altra cosa che non ci è piaciuta affatto, che è vergognosa, è l'assenza della società. Perché come si fa a 20 anni all'inizio dell'anno? È una società che è assente. E che ti scandalizzi, Paolo? Sono 20 anni che assente. Purtroppo quella è un'altra cosa sulla quale poi penso l'ambiente tutto debba farsi, invece che dividerci, no? Tra dire dico Christian, cioè ci saranno quelli contenti, quelli scontenti, i tifosi che hanno fischiato, lo so, purtroppo da che mondo è mondo è così, però noi dobbiamo cercare di unirci per raggiungere o per cercare di mettere in condizioni di far capire al mondo che c'è un problema nella Lazio, che non è il problema, è anche il problema dello spogliatoio, della rosa, è anche un problema tecnico, ma è un problema superiore di gestione di una società da parte di una persona che, volenti o nolenti, è il proprietario, però non è in grado, non ha le capacità economiche, sicuramente le capacità dirigenziali sì, perché di questo bisogna dargliene atto, però non può continuare a gestire una società come se fosse un ristorante a conduzione familiare, cioè questo mi dispiace, perché lui è una persona, ha anche dei difetti Lotito, però è sicuramente una persona furba e anche intelligente, e questo non voler capire che la società, che chi decide gli acquisti dei giocatori, chi deve prendere delle decisioni tecniche, devono essere dei tecnici addetti ai lavori, e non può essere il presidente a scegliere i giocatori. Questa mi dispiace, ma è un suo grosso limite, e che poi stiamo pagando, perché non si può passare da un secondo posto a un nono posto in questo modo così in berecondo, per cui anche quello sarà un altro problema da affrontare, purtroppo. Allora vai Marzia, no vai Marzia, dopo rispondo a Paolo, vai Marzia, scusami. Ah, perché ti vedo che te stai a girare.
No, 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 scusami, lascio parola a te, per carità, vai. Allora, no, sui giocatori, vabbè, io credo che in parte Paolo ha ragione, nel senso che nei spogliatoi in tutte le squadre c'è comunque i senatori che comandano, quindi se tu ti metti contro i senatori ovviamente paga l'allenatore. Poi ovviamente è andato via Sarri, comunque credo che era nell'aria l'addio di Sarri, se non era contro il Udinese lo sarebbe stato contro il Frosinone se la Lazio perdeva. Purtroppo i problemi erano evidenti, che c'era un problema tra Sarri e i giocatori, perché comunque la squadra non girava. Ecco, adesso dico Immobile perché è stato nominato, io credo che i problemi con Immobile erano palesi, si vedeva, tanto che Sarri lo cambiava molto spesso anche al 50°, 60°, conoscendo il personaggio di Immobile, secondo me un po' pesava questa cosa. Io Immobile credo che lui sia una persona molto attaccata ai record personali e reputo che un attaccante in realtà di peso come lui non ci potrebbe mai essere finché ci starà lui, perché secondo me lui un po' la competizione non la vuole, no? Quindi è meglio avere un Tati, tra virgolette, che non ti dà questo problema. Io credo che ci può essere dei problemi tra l'allenatore e i giocatori, che poi è successa la stessa cosa anche nella Roma, se vediamo, perché la Roma è contro Mourinho, come ad esempio Pellegrini, io credo anche un Dybala, perché Dybala da quando è andato via Mourinho è rinato. La cosa che mi dà un po' fastidio è l'ipocrisia, no? Nel senso dire no, a me dispiace, quando magari, ecco, lui ci ha messo la faccia dicendo io vado via perché ho capito che sono io il problema. Quindi, a dire la verità, purtroppo si era rotto il rapporto col mister, abbiamo discusso e tutto quanto, quindi abbiamo deciso che le due strade si devono dividere. Io credo che l'onestà sia sempre la miglior cosa. Poi, come diceva Paola, a me mi importa della Lazio. Sicuramente vedremo se il problema era Sarri, perché se la Lazio ricomincia a giocare è la prova lampante, come è successo con la Roma, no? Che comunque ha ricominciato a giocare, quindi il problema era Mourinho. E qui vedremo se poi il problema sarà Sarri. Io reputo che alcuni non sono all'altezza comunque della situazione, quindi Sarri o un'altra persona, secondo me i problemi ci saranno sicuramente. E spero, vabbè, sulla società parliamo dopo, giusto? Finisco. Esatto. Vi stop un secondo perché devo leggere la chat, perché sennò mi menano pure loro. Sì, no, volevo rispondere solo a Paolo. Vai, io intanto vado indietro con i commenti. Sì, solo a Paolo volevo rispondere. C'è una società, per come la vedo io, una società seria. Allora, innanzitutto, sta cosa sussiste fino a un certo punto, perché se tu vuoi cercare di arrivare a un piazzamento europeo, in Europa, no? Champions League, perché l'obiettivo diciamo è sempre stato quello. Sto discorso lo fai a gennaio e non lo fai a marzo a 2 mesi quando c'hai 5 squadre davanti. Punto secondo, una società seria, ok? Una società seria, per come la vedo io, poi ovviamente è una mia opinione, condivisibile o meno, intanto l'Inter è in vantaggio a Madrid, sì, con il gol di Di Marco. E per come la vedo io, una società seria, l'ho detto anche ieri, fa terminare la stagione, visto che oramai, insomma, è compromessa, se non è andata del tutto, è comunque compromessa. Fa terminare la stagione ribadendo al tecnico la fiducia. La società l'ha fatto, lo fai con la presenza, mio caro Mauro, non lo fai, sì, ma l'ha fatto. Senato, ha fatto, non lo fai stando in Senato, non lo tu, fai tu hai detto Senato, tu hai detto deve dare la fiducia al tecnico, l'ha fatto, Mauro, è lui, Mauro, che si è dimesso, non l'ha esonerato. Sì, non l'ha esonerato, ma ti ricordo, caro Mauro, che Maurizio Sarri è solo sindaco Ronzo di Cadore, nessuno della società. Quando ci fu il problema di Ciro Immobile è stato Maurizio e Sarri. Poteva andare via Ronzo di Cadore. E allora solo perché non è andato via proteggiamo questo scempio, solo perché non è andato via. Ma fatemi il piacere, dai ragazzi, fatemi il piacere. Oh, tu hai detto, gli dovevano dare fino a... Tu hai detto gli dovevano dare fino a fine stagione. La società gliel'ha dato, lui se n'è andato. Mettendo le spalle al muro i calciatori. Ok, però non diciamo cose inesatte.
però non diciamo cose inesatte. La società ha dato fiducia perché l'ha lasciato perché se dici che la società non gli ha dato, se dici che la società non gli ha dato fiducia, la società ha fatto un comunicato. Lui ha parlato alla televisione ufficiale della Lazio, poi si è dimesso. Ok, ma se tu guardi adesso che sono arrivate le dimissioni, che quale fiducia ha avuto Maurizio Sarri dalla società, che in primis dal ritiro di Abronza è stato lasciato solo, ha combattuto, tra virgolette, passatemi un termine, con un presidente che lo ha sfidato in tempi di mercato dicendo ho preso un fenomeno destra e sinistra, scommosso sempre di sfida, non ha mai sostenuto l'allenatore se non quando interpellato, quelle solite frasi anche lì di circostanza, Sarri ha fiducia, punto, ma fatti non hanno fatto nulla, e questa cosa va avanti dallo scorso agosto, quando al ritiro di Abronzo di Cadore Maurizio Sarri è stato da solo, non c'era nessuno, né Fabiani né Lotito, nessuno, e quell'unica volta che c'è andato il presidente, c'è andato per fare lo show di fronte all'albergo, andando a dire lui voleva Zanabria e io gli ho preso Castellano. Ma di che stiamo a parlare? E su questo ti do ragione, ma se tu dici che a 10 partite dalla fine gli doveva dare fiducia, gliel'ha data e lui si è dimesso. Io questo ho detto. Poi di quello prima ti do assolutamente ragione, ma di questo no. Secondo me è stato costretto, ragazzi, non hanno voluto fare neanche il ritiro, ragazzi, dai. Cioè, se sono imposti contro anche per il ritiro, è stato costretto. Vabbè, ragazzi, però per il ritiro è contro Lotito, non era contro Sarri, Sì, però, cioè, se loro erano con l'allenatore, cioè, dicevano, ok, vabbè, stiamo in ritiro, cerchiamo di risollevare la situazione. Come ha fatto il Cagliari con Claudio Ranieri? Certo. Questo è bellissimo. Ma erano ovvi i problemi che c'erano nella Lazio, la società non c'è. I giocatori si permettono pure di fare determinate cose perché purtroppo non c'è competizione, questa è la verità. Quando non c'è competizione, tu sei sicuro del posto, quindi comunque nessuno ti leva e fai come ti pare, comandi tu. Quando invece sai che c'è qualcuno che dietro te può far bene, magari ti leva il posto, vedi come stai bene in riga. Questo è il discorso. Se c'era una società seria. Vabbè, ma non c'è. Dopo 12 sconfitte veniva esonerato l'allenatore, ma siccome la società non è seria, ti è dovuto siccome la società non è seria, si è dovuto rimettere. Ha fatto lui il passo da signore. Mauro, era fino a giugno, poi magari giugno, se Sarri bussava la porta, mo ti faccio un esempio, il Napoli, come poteva essere il Milan chi per lui, se no per Lotito andava anche avanti il prossimo anno, non comprando magari nessuno. A voglia, ma non avrebbe mai liberato Sarri, lui e l'altro allenatore. Il Napoli ha liberato Rudy Garcia, e qui non si guarda il nome, qui si guarda quello che l'allenatore fa. Il Napoli ha esonerato Rudy Garcia a gennaio, dicembre, novembre, ora non mi ricordo il mese, però quello ti fa capire. Poi è arrivato Mazzarri, è stato peggio e va bene, però comunque sì, perché arriva pure questo, è arrivato che tu, cioè, tu non hai fatto nulla, però comunque l'intento c'è stato. Tu Sarri non lo hai esonerato perché, come dicono anche in chat, 4 milioni di euro netti all'anno non gliel'avresti mai pagati, mai nella vita, quindi saresti andato avanti forse fino alla level forte. 2025 c'aveva il contratto. Quindi, ma e poi a marzo adesso prendi e mi metti Martuscello. Ma è la prima volta nella storia del calcio mondiale che un allenatore in seconda. No, però aspetta, Cristian, non stavo aspettando la società, mi sta bruciando le tappe. No, dovete aspettare un attimo perché devo leggere la chat, se no mi metto. È vero. Basta, non vogliamo più questi maschietti, fanno come gli pare. Mutiamoci tutti.
Allora, Paolo dice, ora è tutto business, attaccamento zero, persone tifose, non è bello, verissimo. È per questo che Sarri voleva Berardi, Ricci, Loftus-Cheek, ci aveva visto lungo e tutto. Paolo, come Mario Giordano è fuori dal coro. Allora, buonasera ragazzi, Sarri è un gigante in mezzo ai bambini, sono molto amareggiato, la situazione è surreale. Marco, da quanto tempo? Ciao Marco. Sì, ma non è detto che vinca senza Sarri a Frosinone. L'addio di Sarri mi pesa come quello del sergente. Allora, dico una cosa molto veloce, non è colpa dell'allenatore, basta vedere Inzaghi anche un po' Pioli. La colpa, a parer mio, è di Lotito che non ci fa fare mercato e ci tiene con le manette. Viene come traghettatore, vado veloce, regà, perché sennò non finisco più. Paolo, sono spariti i detrattori di Sarri, la società è attualmente solo Lotito, è vero, che poi pensa solo alla politica, quindi vabbè. La società secondo me è disunita, manca la gestionalità dirigenziale seria, solo 48 ore di ritiro, tutto finito. Vabbè, lasciamo perdere, guardiamo. Avete letto le parole di Mandas? Sì, ha più attributi lui che falsi senatori, le sue sono parole sincere. Sì, è vero, ho fatto pure io articolo oggi. Gol Inter a posto. Pareggio atletico, tra l'altro. Ecco, Lotito che viene sbugiardato dai giocatori, dove si è mai vista una cosa del genere? Lotito non ha esonerato Sarri, lo ha esautorato. Scusate, sento società, ma perché noi abbiamo una società, abbiamo un proprietario e Sarri ha fatto bene a mandarla a quel paese. Ma in tutto questo Fabiani che sta a fare gioca a carte. Vabbè, Fabiani è una figurina messa là, la verità sta nel mezzo, cerchiamo serenità ragazzi, purtroppo non è un buon momento, calma. Mauro, perché? Mauro, secondo te perché gli ha rinnovato la fiducia? Perché se lui esonerava Sarri doveva pagare sia Sarri che un altro allenatore, ecco perché gli ha dato fiducia. I pippi. Per me Martuscello non dura più di una partita, stasera Cristian è l'ambra della situazione a ruota libera. Scusa Manuele. Buonasera David. Allora, per quanto riguarda la società, faccio un piccolo preambolo io, poi vi lascio parola, se no qua è la fine. Allora, la Lazio, vabbè, fondamentalmente è una grandissima squadra, che è formata da due persone, nonché Lotito e Fabiani, basta. Non c'è qualcuno che si occupa della tifoseria, non c'è qualcuno che si occupa del rapporto con gli arbitri, non c'è qualcuno che si occupa della stampa, non c'è qualcuno che si occupa del marketing, non c'è nessuno. Cioè praticamente ci stanno loro due e ci sta quel Cristo del social media manager che mette le cose sui social e basta, non fa nient'altro. Quindi è ovvio che ci abbiamo... Una società snella. Proprio no, poi, bella, Fabiani c'è una figurina, cioè, non c'è, perde di stare lì, però ma sì, è una figura messa là, cioè, fondamentalmente è un pupazzo. I pupazzetti li mettiamo sopra il divano, così no, sopra il pupazzetto di turno. Nel frattempo si riaffaccia Tare, che il fratello oggi, praticamente il cugino, non so, ha capito chi, comunque un parente suo, ha messo il commento sotto al post di Il Ritorno, che parlava di lui e Sarri, gli ha messo i due pagliacci sotto come commento, quindi siamo lì lì che pure lui fa Ritorno, che bello, non vedo ancora. E quindi la società, cioè veramente c'è poco da dire, perché non c'è una società, quindi... di che parliamo, però prego parola a voi ragazzi. No, c'è sta il commento di Ernesto su quello dei social, è bellissimo. Lo so. Sì, a voglia, perché secondo me io faccio loro. Pure il caffè, secondo me. Dai, come grazie vedi, Emanuele. Allora, il social media manager non lo fa Lotito solo perché non se la cava bene col computer, perché non lo fa. Vanno a fare foto con i video, dai. La società vita snella come l'acqua, a posto. Quale parli, prenda parola, andate voi sulla società. Facciamo parlare a Marzia, che Marzia era già partita da razza, si è bloccata, vai Marzia. È giusto, Marzia, vai. Vabbè, sapete che io non ho molto simpatia nei cani alti. Ma va, neanche io. L'ho sempre dimostrato. Anzi, io ero un po' già scettica su questa stagione, lo dicevo sempre, che nemmeno il mercato mi era piaciuto, forse ero una delle poche, perché tutti erano molto fomentati di questo mercato. Io credo che, a parte la società,
nemmeno chiamarla società perché non esiste, anche quello che è successo a Monaco con i tifosi della Lazio secondo me è una cosa inaccettabile, è una cosa che non si può guardare, visto che poi i tifosi della Lazio ti mantengono comunque, visto che sono sempre presenti a vedere la Lazio e soprattutto in trasferta. Vabbè, ma lasciamo perdere questo. È una ruota che gira da anni, sono 20 anni che vediamo sempre questa situazione, arriva un nuovo allenatore, magicamente fa bene, l'allenatore nuovo ti chiede degli elementi, tu non li compri perché ovviamente devi fare di testa tua, perché tu hai le mani corte, tu speri sempre che azzecchi qualcuno che ha qualche offerta che paghi poco, che magari ti frutta per rivenderlo, invece poi non è così, troppi, è la colpa dell'allenatore, è successo con Petkovic, è successo con Pioli che poi è andato al Milan, ha vinto uno scudetto, per fortuna no, ma lo scudetto l'ha vinto. Inzaghi era un traditore, quando le cose sono completamente diverse ha cambiato un contratto all'improvviso, aveva promesso cose, lo fa con i giocatori, le stesse cose, va là, ti promette cose, ti dice che ti rinnova e questo non succede. Vende poi i migliori giocatori a parametro zero, l'unica società al mondo che porta un giocatore a arrivare a parametro zero, tu non riesci né a vendere né a fare un contratto e poi decidi magari tu se venderli, no, tu non ci riesci mai perché lui si sente onnipotente che deve fare tutto da solo. E questo è risuccesso un'altra volta con Sarri arriva, grande entusiasmo, comunque Sarri si sapeva che era un personaggio che voleva giocatori, no? Che tu non è che ti puoi presentare con Sarri e prendere qualcuno di Serie C. Ha fatto ovviamente il miracolo la scorsa stagione perché si è arrivato secondo e quindi arrivi in Champions e Sarri ti chiede determinati giocatori, tu non li compri, anzi fai di testa tua, compri altri giocatori a casaccio, perché secondo me a casaccio, tipo Tati, secondo me manco l'ha mai visto, gli hanno detto prendi Tati e lui ha preso Tati perché gli veniva poco. E questo gli succede sempre nel corso degli anni. Adesso se verrà un altro allenatore come può essere un Palladino, un Girardino, con le voci che si dicono, magari ti fa bene, e poi gli succede la stessa cosa. La cosa ancora più peggiore che questa mancava è come è possibile che rimane il secondo di Sarri, dove tutte le volte vanno via, comunque lo staff tecnico dell'allenatore rimane il vice di Sarri, quando sappiamo che comunque questo modulo di gioco non andava bene, quindi Mattuscello userà lo stesso modulo di gioco che ha Sarri. Cioè, e qui è l'ennesima presa in giro. Nella sponda Roma è successa la stessa cosa, però loro che hanno fatto furbemente, visto che comunque Mourinho era uno che portava la gente allo stadio e l'entusiasmo, che hanno fatto? Sono andati a prendere una bandiera che era comunque Daniele De Rossi, no? Per portare entusiasmo e comunque non criticare l'operato del nuovo allenatore, e comunque Daniele De Rossi conosce benissimo l'ambiente Roma, quindi è entrato, ha portato entusiasmo anche i giocatori. Tu che fai? Lasci ancora Martuscello col rischio che può fare ancora peggio di quello che ha fatto Sarri, perché i giocatori non lo seguono, e questa secondo me è ancora una presa di un giro peggiore di tutte le altre che ha fatto nel corso degli anni. Questa cosa proprio non l'accetto, mi sono stufata di vedere questo atteggiamento da parte sua. La Lazio merita di meglio, perché adesso sarà secondo me penso gli anni peggiori, perché adesso non vai in Europa, quindi spendi ancora di meno, ci saranno giocatori alla Murici, Basic e tutta via dicendo. Cioè, ci aspetta veramente delle cose orribili. Io mi sono stufata di questo personaggio, mi dispiace, non lo sopporto più, sono stufa delle sue prese in giro. Basta, continuate voi, perché sennò vado oltre. Marzia, se vogliamo riassumerla così, no? Secondo me è andata così la stagione. Sarri è partito con un secondo posto, è partito questa stagione con un secondo posto in mano, con la convinzione di avere la squadra dalla sua e quindi anche la vecchia guardia, con un calciomercato che comunque gli ha integrato la rosa e tutto sommato alla fine Non è stato un pessimo calciomercato. No, io non sono d'accordo. Con la convinzione anche di avere l'ambiente, quindi il tifo, i tifosi e la squadra. Probabilmente era convinto, aveva l'impressione, ma chissà, quest'anno forse possiamo fare il bis, o anche se perdiamo qualche posizione, comunque facciamo una buona stagione.
Sì, però Paolo, scusami, perdonami, no? Ma se io ho allenatori, ti chiedo di portare giocatori, tu porti altri tipi di giocatori, questo non è che tu vieni incontro all'allenatore, tu lo fai ogni volta per dispetto, perché se io ti dico portami Berardi e non me lo porti, ti chiedo portami Milik e mi porti Tati, ti chiedo Loftus-Cheek o Zielinski e mi porti Kamada, che comunque l'ha presa a parametro zero. Ricci ha fatto la battuta, Ricci di mare. Ricci di mare, Castellano, le ultime parole di Sarri. Sì, ma questo riguarda il rapporto tra Sarri e la società. Va bene, no, ma lui, tra l'allenatore e Lotito, perché succede puntualmente la stessa cosa, perché comunque tu, purtroppo, mi dispiace, lui vuole che la Lazio sta nell'anonimato, che comunque non diventa competitiva, perché quando una squadra diventa competitiva devi spendere i soldi, devi cacciare i soldi per i contratti di giocatori, devi prendere i giocatori che vengono, e tutto questo a lui non va bene, perché lui si accontenta della mediocrità, di quei pochi soldi, che pochi tra virgolette, di quelli così non ci sono pretese né l'allenatore né nei giocatori, e va bene tutto così. Purtroppo a me non sta più bene, mi dispiace, io la Lazio la voglio vedere competitiva, mi sono stufata di vederla, adesso rischiamo di andare oltre al 10° posto, perché è quello. Uno, se tu poco perdi anche con il Frosinone, può andare oltre al 10° posto, e la Lazio non credo che merita. Allora, il discorso noi dobbiamo partire dall'inizio. Il discorso è che Lotito non è che avrebbe preso Sarri o voluto Sarri. Lotito è stato costretto a prendere un allenatore per quello che era successo con Inzaghi, e poi più che altro anche per la Roma, o più della Roma, perché aveva preso però, Mourinho, siccome, in realtà, sì, però, se siccome la Roma Inzaghi, non prendeva Mourinho, non avrebbe preso Sarri. Siccome Inzaghi era arrivato a un punto diciamo importante, aveva anche sfiorato lo scudetto, poi aveva chiesto dei calciatori, perché chiaramente dopo 8 anni il giocatore ormai è spremuto, non rende più, lo hanno mandato via, lo hanno liquidato. La Roma stessa in quel momento prende Mourinho. Lotito si è trovato costretto per forza di cose a prendere un allenatore come Sarri. Lo ha preso, il primo anno Sarri si è accontentato di quello che ha trovato, perché chiaramente l'ambiente nuovo e tutto quanto ha provato a rivalutare alcuni calciatori. Il secondo anno, dove tu sei arrivato secondo in classifica e potevi veramente fare il salto di qualità, Sarri ha chiesto calciatori che sostituissero quelli che quest'anno gli stanno remando contro, perché già sapeva che tanti calciatori ormai erano arrivati troppi anni alla Lazio, lo ha detto Eriksson, che dopo scudetto che voleva mandare via tutti, perché è una cosa fisiologica. Non Quindi è stato accontentato, tra virgolette. Non è stato accontentato Paolo, perché gli sono arrivati, ora poi uno può discutere se la campagna acquisti sia stata buona oppure no, però non sono arrivati quei calciatori funzionali al progetto di Sarri. Esatto. Tutto qua. Ma Maurizio Sarri in una delle ultime interviste lo ha detto: ho chiesto A e mi hanno dato C e D. Ma vabbè, ma non c'era bisogno che lo diceva Cristian. No, ok, sono d'accordo con te, però quello che dico, quello che dico io, però scusate, poi intervengo, perché vado d'accordo con Mauro. Sarri doveva fare una bella cosa, si doveva dimettere quest'anno, inizio campionato, perché non gli erano arrivati i calciatori. Per me, io gli do solamente quello di sbaglio. Perché un allenatore che magari non l'ha fatto per l'amore che c'aveva per i tifosi della Lazio. Lo so, però Cristian, qui stiamo parlando di livelli importanti, una competizione che stava arrivando come la Champions League. Sarri voleva quei giocatori, allora io ti dico la verità. Da grande uomo doveva dire: signori, a me qui non mi è arrivato nessuno, il presidente Lotito ha acquistato calciatori che io non volevo, arrivederci e grazie. Faceva una grandissima figura, secondo il mio sì punto. Ma può darsi pure che magari ad Auronzi i calciatori gli avevano dato disponibilità, può anche essere questo, e poi lui si è io dico questa cosa, doveva fare come Bielsa, secondo me doveva andare via, punto. Sì, anche perché sì. Di Sarri, perché adesso in fin dei conti la colpa di Sarri, quindi il prossimo lui lasciare in mezzo al caos Purtroppo non è la colpa è di Sarri, perché l'allenatore purtroppo paga sempre l'allenatore, quello è il problema. Non è
No, lo so, ma, ma sono 100, cioè io ho 47 anni e diciamo da 37 che seguo il calcio, è sempre stato così. Sì, no, no. Se potevamo mandare via il presidente, eravamo tutti d'accordo, lo mandavamo via e guarda, via. E poi sul mandare via anche quello. Sì, no, dico, però una cosa, anche questa cosa, secondo me anche questa cosa che lui è un buon presidente. Deve essere sfatata, secondo me, perché non vende mai i giocatori. Milinkovic lo poteva vendere a 100 milioni, non l'ha dato perché voleva 101 milioni e si è accontentato di 42. Non va bene. Se credi che Milinkovic voleva andare via veramente, seriamente. No, io non lo so perché non sto là dentro, quindi non lo so, però voglio dire, è arrivata un'offerta di 100 milioni, perché tu devi sempre stravincere? Tu arriva una competente, Mauro. Apposta gli sto dicendo, secondo me non è neanche un bravo gestore. No, ma non bravo a fare niente, che è diverso. Cioè, l'Atalanta che ha con le società. Esatto, l'Atalanta Højlund l'ha tenuto 6 mesi. Cristian, tu che sei un po' più addentro nel calciomercato, a quanto è stato venduto Højlund? 60 e 70. Per 6 mesi. E là reinvestiti per prendere Bilal Touré, come si chiama quello? La Lazio non lo fa mai, perché se prende i soldi poi tanti se li devi tenere, ma investi questi soldi, tutti parlano di Milinkovic, no, perché comunque Milinkovic era il giocatore che spostava tanto, no, certo, la Lazio. Ma considerando pure il secondo posto e il piazzamento Champions, se tu avessi preso quei 40 milioni di Milinkovic, poi che sono arrivati in due tranche, non mi interessa, perché tu comunque sei sicuro di incassarli quei soldi, anche perché come tu cedi a rate, passatemi il termine, a questa maniera, ok, perfetto. Quindi io ti dico, con 40 milioni di euro, se lo dito li avessi investiti per trovare il sostituto di Milinkovic e la Champions, oggi pure, non staremmo parlando di questo, perché esatto, con 40 certo milioni un centrocampista forte lo prendi. Come no? Come no? Avevi soldi anche della Champions, ci devi prendere 5 giocatori e capisci bene che tu non puoi andare certo, a meno che ti dice è fortuna, per non essere volgare, però ok. Paolo, vai. Io però contesto una cosa di Sarri, perché sono le sue dichiarazioni, cioè un allenatore deve fare nucleo, squadra, entità, blocco. Quando tu dici davanti ai giornalisti io ho avuto C e D perché avevo chiesto A, beh, è la verità. Però quella verità non va detta. Non va detta perché non ti stanno a sentire solamente i tifosi, ti stanno a sentire, ti sta anche a sentire la rosa, la squadra, e lui l'ha detto più volte quest'anno, e guarda caso sempre successivamente a queste dichiarazioni, guarda caso l'ha detto poco prima, qualche giorno prima della partita con l'Udinese, ed è andata come è andata. Cioè, in questo Simone Inzaghi è molto più bravo di Sarri, perché Sarri è un individualista, è un brontolone, è uno che non riesce a gestire come deve essere gestito in maniera ovattata lo spogliatoio. Su quello magari ti posso dare ragione, vero? Può essere quello può essere vero, Paolo. Paolo, i giocatori che dicono sono C e D, vabbè, allora a me chi me lo fa di andare dietro su questa ragione infatti io critico Sarri più che altro il fatto che hanno ragione, però vi voglio solo evidenziare questo. Ciao Paolo. Ciao Paolo.
Ciao Paolo. Il discorso, Paolo, questo fila che hai detto tu, che è un brontolone, ci mancherebbe, perché in alcune partite, oppure prima della gara, no, diciamo, noi siamo, sì, abbiamo sì, solamente il 10% per vincere. Assolutamente. Ecco perché io dico che Sarri si doveva dimettere a inizio campionato, con la campagna acquisti che era stata fatta dal gestore, sbagliatissima. Lì si doveva dimettere, doveva avere, tra virgolette, gli attributi di dire: signori, questa non è quello che chiedevo, e mi dimetto. Faceva la più grande, bella figura di tutto. Lì ci sarebbe stata una rivoluzione, perché sarebbero andati tutti contro l'Udito. Purtroppo, esatto. Sarri, purtroppo, lo dico, si è accontentato di quello che il gestore gli ha dato in mano, e poi è chiaro che si è arrivati a questa situazione. Su questo sono d'accordo. Purtroppo ha il suo carattere, Sarri. Non è Inzaghi, che magari conosce l'ambiente dal 99, da quando lo prese la Lazio, perché poi non si è più spostato da Roma. Chiaramente ha lavorato in un'altra maniera. Sarri, purtroppo, magari con il suo carattere ha avuto ragione, che ne so, al Chelsea, ha avuto al Napoli, poco alla Juventus e niente alla Lazio. Vabbè, la Juventus ha vinto sempre uno scudetto. Sì, però lo mandarono via, addirittura. Uno sì, che vince un scudetto. Però voglio dire, comunque è arrivato il primo anno, ha vinto uno scudetto. Comunque l'ultima volta, io sono Antonio che non lo sento da tipo mezz'ora. Ma guarda, Barbara, io sulla società sono avvelenato, perché cioè, il discorso di tutti voi fila tutto, cioè avete ragione tutti quanti, è la verità, cioè, non è possibile, sta società sono 20 anni che sì, grazie, ci ha salvato, per l'amor di Dio, non ci ha fatto radiare, non ci ha fatto andare a fare la promozione, però poi basta, cioè, il suo tipo di gestione è una gestione da squadra d'eccellenza, cioè sembrano i presidenti degli anni Ottanta. Io ero bimbo, mi parlano ogni tanto di questi presidenti che Ancone Dani, Rozzi. Sono i nomi che mi hanno sempre detto. Cioè, io non pensavo potesse essere così. Cioè, siamo nel 2024, ci sono delle società che sono delle holding, sono dei veri e propri capitali che si spostano, vanno, dicono. E noi ci ritroviamo così, con un presidente che l'allenatore va via e lui dove sta? Non si sa dove è andato. Noi andiamo ai sorteggi di Champions, cioè arriva l'Inter e c'è Avie Zanetti. Noi andiamo con Enrico, ma non per Enrico Lotito, ma chi lo conosce? Il socio. Sì. No, ma non per lui, non per lui, ma come se ci vado io, ma Mauro Manice, ma chi lo conosce? Sì, è come quando Maldini andava per il Milan, apposta, cioè, i giocatori, sì. Io almeno non chiedo i biglietti a Annalisa, mi dissocio. Bravo, lo sapevo, guardavo, volevo dire, no, ma oltretutto Mauro gli ha detto pure, mio padre è il presidente è il presidente della Lazio. Beh, si è presentato, credo, è stato educato. Io credo che la Lazio verrà ceduta dal momento che passerà a Enrico Lotito, perché penso che sia giusto in quel momento, perché vabbè, va, lasciamo perdere, perché... No. Non voglio dire allora, altro, perché cioè, una cosa che ha detto scappa per Paolo. Paura Non parlare Luca di Bucco, sennò mi arrestano stavolta. Allora, io mi riaggancio a una cosa che ha detto Paolo, che ho già detto anch'io, perché l'ha detta sempre Paolo, però è la verità. Lotito sta con noi da 20 anni, ora c'è venuto lui, ce l'hanno messo, però doveva salvare la situazione all'epoca. Lo ha detto Berlusconi. Sì, l'ha messo Berlusconi, lui ha salvato la situazione all'epoca e ha risollevato la Lazio dal debito, insomma, dalla crisi di quel periodo. Sì, sì, e fino a là ci siamo. Partiamo sempre dal presupposto che la Lazio è l'unica società di Lotito che gli porta introiti, che Lotito non ha soci, che la Lazio è solo la sua, che lui non vuole mettere soldi di tasca sua, e quindi adesso ci sarà Lotito per 10 anni, per altri 20, per 50, un posto di niente. Come per 50? No, la media. No, guarda. Barbara, guarda che la mia aspettativa di vita è di meno, perciò. Appunto, però non lo posso dire, quindi fate finta che l'ho detto. E, per quanto c'è,
la cosa sarà sempre uguale, io questo, cioè... purtroppo sì, purtroppo sì. Con il Rivolo Fido no. Pensare altrimenti. Sì, è bello, pure il Fio se dobbiamo subire dopo poi. No, no, ragazzi. Ma no, dai. Ragazzi, non ha il carattere, l'ho visto. L'ho vista come persona, non ha carattere. L'obiettivo sicuramente è per lasciarla al figlio, che poi il figlio non sarà proprio in grado, secondo me è un altro discorso. No, ma non è proprio in condizioni. No, non, cioè, non è possibile una cosa del genere. Mi rifiuto proprio di pensarla. L'unica cosa che vi chiedo, è che mi chiedo, assolutamente, che in tutti questi 20 anni, ma Lazio qualcosa ha pure vinto, sì, la Coppa Italia. Sì, Antonio, certo, perché ci ha vinto. Sì, ma com'è successo? Cioè, io ma con questa società quello... Aspetta, ma perché a te ti ha detto bene che tu Immobile hai una scommessa, perché tu hai detto alcuni giocatori. Scusa, ma poi, alcuni giocatori, cioè, Close, cioè, quindi ha detto a fortuna. Gli ha detto proprio bene, cioè, com'è possibile? Cioè, tu una persona fortunata. Perché Tare c'aveva i rapporti. No, perché Tare c'aveva rapporti con questi giocatori. Perché questa società, con questa persona... società, la Lazio, purtroppo ovviamente, può ambire a vincere una Coppa Italia ogni tanto, una Supercoppa esatto. Italiana ogni tanto, più di lì non vai, è come i calciatori. E una volta ogni 5-6 anni vai in Champions. Quello esatto. Massimo che no Massimo proprio è come i calciatori, tu in un anno ne prendi magari 5-6 e magari ti è fortunato, ti capita uno bravo uno certo. Bravo ti capita, ma l'altri 5 sono scarsi e l'abbiamo fatta le tier list, raga, cioè, capito? Ok, così, cioè, quello che aveva detto Barbara prima aveva parlato di scusa, vai. Concludo veloce, Paolo, perdonami, quello che dico io, che l'ho detto anche a qualcuno in privato, ma insomma mo con le dimissioni di Maurizio Sarri arriverà un altro allenatore e ovviamente io invito tutti a fare i conti con la cruda verità, no, qual è, ve la dico subito. Preparatevi al Toma Basic di turno, al Momo Fares di turno, certo. Poi ogni 7-8 giocatori magari allora c'hai la possibilità, non dico manco Milinkovic perché per me Milinkovic sta su, però magari dei po' di fortuna che ogni 7-8 anni puoi beccare lo Zaccagni di turno, un buon giocatore, un Luis Alberto... Ogni 7-8 acquisti ne poi becca uno, ma è questa, perché adesso tutti quelli che dicevano De Sarri se fanno tanti nomi, per me fino a giugno si andrà avanti con Martuscello, credo, a meno che col fatto dello staff adesso si decida per un cambio, ma a giugno anche qualora si prenda un profilo giovane, no, dico Girardino, ma non è una notizia, io sto a fare un nome così sì. Tanto ma già gira Alberto Girardino, già gila che te li gila Girardino sta contento. Sì, il primo anno Te credo pure dopo, ma no, ma per 2-3 anni si accontenta, sì. Dopo come è stato Simone Inzaghi, perché Simone Inzaghi per 6 anni, manco mi ricordo, mi pare 6 anni è stato per 6 anni Simone Inzaghi si è accontentato, ma quello devi fare, cioè o te ne vai, non poi è arrivata l'Inter, ha passato il telefono ciaone, come si dice a Roma. Capito? Sì, ma quello puoi fare, o ti accontenti dai. O te ne vai, perché non è che puoi fare tanto. E allora invece di stare a dire no perché Sarri bisogna farsi sentire contro sta società, contro esatto. Una società che è riuscita, è stata brava tanto quanto ingenua, brava all'epoca, comunque risponde all'effetto Mourinho, perché lo sappiamo tutti, no? È inutile che ci raccontiamo le barzellette, andando a prendere un grande uomo de campo
come Maurizio Sarri e non è stata in grado nel tenerlo, nel proteggerlo contro la stampa, contro i calciatori, contro tutti, anzi spesso e volentieri il presidente, perché come avete detto voi anche Barbara, comunque la Lazio è gestita da tre persone, quello Capreformello, quello Chiude, quattro, Lotito e Fabiani, sono quattro, perché i portieri fanno i turni giustamente a Formello, quindi sono almeno quattro persone. Ma farà pure il portiere, secondo me. Farà pure il portiere, Lotito, se mette col telecomando da dentro l'ufficio, ci avrà quello a lungo raggio che apre e chiude sì, il cancello. Dopo deve pagare troppo. No, non sono stato in grado di difendere Sarri e sono riusciti a farsi scappare un allenatore che io ripeto ancora oggi che oramai se n'è andato, era la soluzione, non certamente il problema, e quando ce ne accorgeremo ormai sarà troppo tardi. Sì, anche perché quando si era venuto per Sarri, poi parliamoci chiaro, determinati giocatori non ti verranno nemmeno più senza soldi, perché comunque Sarri era un nome. Poi l'ultima cosa, poi mi taccio, lascia Martuscello, perché così lui già sta nel libro paga suo, non paga un altro allenatore. Era ma da quello, prendere ma è quello. Immediatamente, ma era comunque... Ora io non so... Vai Lu. No, io ora non so, credo che cambi anche modulo e si adatti al volere dei calciatori. No, Non ho capito, scusate. Se parlate tutti insieme... non ho capito, infatti. Davvero? Ma perché parli sempre, Lu? No, io ho fatto una domanda, ho chiesto molto probabilmente Martuscello cambierà modulo per volere dei calciatori. E mo poi vedrai che Camada ti farà 12 gol qua a fine dell'anno. Il modulo dovrebbe essere quello che ha messo negli ultimi minuti contro l'Udinese. 4-2-3-1. Con Camada dietro le punte. Ecco là che Camada ci porta al terzo posto in Champions League. E comunque io voglio dire una cosa, se Martuscello mi porta in Europa, anche in Europa League, viva Martuscello, Sarri, De Lotito, io sono tifoso della Lazio. Sì, ma tu lo immagini, telecronista là, che ti dice allenatore, vabbè, io me ne vado, quel cognome che ho capito. Però Mauro, scusa una cosa. Mauro, scusa una cosa, è vero tutto quello che dici, noi siamo tifosi della Lazio, a me che mi porta in Coppa in Europa League, sono contento uguale per volere della Lazio, io ne sento tante volte parlare così, ma purtroppo subiamo sempre ogni anno sto fardello dello Tito, siccome tu ti devi anche ricordare che hai un'altra squadra qui a Roma, io voglio essere competitivo quanto quell'altra squadra, bravo, non andare... Bravo. Vabbè, vabbè Lu, però in 20 anni sono sempre arrivati sotto, eh? Assolutamente, speriamo altri 20. Però non ci facciamo, come si dice, dai giornali, dalle radio. Che poi la Lazio nella sua storia non abbia vinto tantissimo, ci mancherebbe altro, però io sono un tipo ambizioso, io aspirerei più qualcosa di ma lo per dico, carità, ma purtroppo più. Tutti lo aspiriamo, però purtroppo con questa società purtroppo non, è quello, non ci fa sognare, purtroppo però è un dato di fatto. Te posso dire una cosa, la cosa bella del tifoso qual è? Lo diceva Luca l'altro giorno, è il sognare, sognare, ma che certo, capito? Ma ti ricordi con Cragnotti quando apriva il calciomercato? Bravo. Ma Cragnotti, ma veramente era una felicità immensa, perché ma che poi secondo me è proprio lui, perché sì, è l'Atalanta sogna, l'Atalanta sogna, il Bologna sogna, ma se tu vai da Sartori e gli dici vuoi diventare di essere la Lazio, dici ma che sei matto, certo, ma come lavoro? No assolutamente, preferisco sta a Bologna. Che un ambiente che ti fa lavorare, un ambiente bello. Non c'hai tu, ma la dimostrazione è che tu non c'hai questa società, in questo caso dico Lotito perché comunque è lui che ha l'ultima parola, come sia, perché è lui che mette i soldi, quindi su quello io lo reputo normale. C'è il tifoso della Lazio
non prova più l'emozione da andare a prendere un calciatore a Fiumicino, un grande calciatore, per farla breve, ma non per il calciatore che sto per nominare. Ci siamo ridotti, e io mi auguro che in futuro possa diventare il nuovo Robben, me lo auguro con tutto il cuore. Ci siamo ridotti al bagno de folla per Gustav Isaksen. Io sono andato a prenderlo, esatto. Ah, ragazzi, sono andato pure io, ma non è quello. Io mi auguro che diventi Arjen Robben. Me lo auguro per la Lazio in primis e poi per lui, perché sembra un bravo ragazzo, almeno da quel poco. Ma per Gustav Isaksen. Scusate, ma ho letto un commento, no? Cioè, il tifoso della Lazio. Oh sì, scusate, mi taccio poi pure io. Il tifoso della Lazio. Sono d'accordo con te, Ernesto. Non ha più quel battito di cuore, no? Dici, vado a Fiumicino a prendere. È quello. È un calciatore, un campione. Cioè, noi l'abbiamo fatto per Milinkovic. Poi lasciamo perdere che poi Milinkovic è diventato il calciatore che tutti noi conosciamo. Ma certo, quando è arrivato, era un semplice calciatore di belle speranze. Un'ottima promessa. Ma quel calciatore ha affermato che tu dici, io sto andando a Fiumicino per prendere un calciatore... coi contro e me fermo, avete capito? Certo. Con questa dirigenza tutto ciò non è mai stato possibile. Quello che allora, è successo alla scuola, quest'estate per Lukaku, a noi non succederà mai. Perché noi non rompiamo le macchine. Fatemi leggere la chat, poi deve finire Paolo, che prima non l'avete fatto finire. Aspettate. Allora, oggi guardo la Lazio e mi sembra di vedere un misto tra Borgorosso, Football Club e okay. Sono anti-laziale e spero che non passino alla semifinale di Coppa Italia. Ora come non mai tutti devono battere il grugno sulle responsabilità. Vabbè, non credo, no, manco io. Ma la Lazio è una società quotata in borsa, se uno vuole fare la scalata la può fare. Non è come dici Tiziano. Buonasera a tutti, no. Che situazione, ragazzi, la vedo grigia, c'è il rischio che si ridimensionano tantissimo. I debiti non erano di Gragnotti, ma dopo un aumento di capitale di 120 milioni di euro che Brad e compagni hanno fatto sparire. E Mancini. Barbara, tra Claudio e Enrico non si sa chi sta grattando il fiuto. Però, raga, giuro. Allora, Fabiani. Potevate mettere Enrico subito in tier list? No, vabbè, questo avete mica acquisto. Poi, spero che una generazione di Lodi, Madonna Santa. Erne sì all'orecchio, vabbè. Io secondo me si mette come il suocero dei tre uomini in una gamba all'entrata. Io mi faccio giro con Martuscello quando giro per Tufè. Io mi dissocio, Allora, ma io sono che sta arrivando. Dai, mi dissocio, Ernesto. Sono d'accordo. Non lo posso leggere questo, perdona. Ma è carino, dai. Sognare sogno. Vabbè, manco questo lo posso leggere. Mi dissocio. Ecco. Raga, però aiutatemi con i commenti, non posso leggere questi commenti su. Allora, vabbè, ok, ho capito, perfetto. Dai, andate tranquilli con i commenti, anche di Pino. Ho capito per orizzontale, come mi pare a voi. Ho capito il senso. Mi dissocio. Paolo prima, per favore. Vai Paolo, scusa. No, niente, io manco mi ricordo più quello che devo dire. Manco di ricordare che stiamo a parlare, Paolo. Manda indietro la diretta, ma la colpa è nostra. Volevo seguire il discorso che aveva detto Barbara sul fatto della società, no? Che la società che si autogestisce, ma non solo. È un po' l'arroganza, è un peccato, l'arroganza di questo personaggio sta nel fatto di decidere lui quali prospetti tecnici sono adatti per una squadra, e non va bene, perché nel mondo così tecnico del mondo del calcio ti devi rivolgere a dei tecnici, a degli esperti, e non puoi essere te in maniera un po', speriamo non si offenda, un po' casereccia, no? Un po' familiare,
a scegliere così un po' sul mucchio, perché poi non è vero che non spende, purtroppo spende troppo per dei prospetti che valgono molto meno. Anche su questo poi magari è un argomento che potremmo pure affrontare un'altra volta. Purtroppo si spendono tanti soldi per dei giocatori che non sono all'altezza, e poi quando vai sul mercato ti trovi che il mercato non trova riscontro sulle cifre che hai speso, e quindi vuol dire che le hai spesi male. Assolutamente, malissimo, sì sì, ma non è il primo anno, infatti, è sempre stato così. Paolo. Letti, commenti, gli assodia pure lei, Paolo, il corpo da 90. che ci mandano tutte le live, ma c'è. Oh. Allora, fate i bravi, per favore. Mi dissocio. Allora, vai. Ma il vice di Martuccello, devo parlare, ragazzi. No, vai. Pedro. Lo Tito. Ragazzi miei, che come siamo caduti in basso. Dai, raga, no. Questa cosa di Martuccello. La primavera a far vice? Può darsi. No, raga. Può essere. Cosa dei Martuccio, ma guarda, io non vorremmo scherzi a parte che con sta cosa dello qualora confermata, perché poi usiamo sempre il condizionale, perché fin quando non c'è Patrizio diretto faccia in bocca. Comunque, ecco perché non sta qua con noi, No, a Patrizio l'hanno messo nella talent room, mo, solo che c'è sta pure Roberto Mari che ancora stanno a fare i lavori con la connessione. Capire. Non gli via YouTube, per vedere i firmati di calciatori. Manco mi ricordo io quello che stava a dire. Ah, no, dico De Martuccello. Cioè, mo scherzi a parte, se confermata sta cosa della società, dei collaboratori di Martuccello, dello staff de Sarri che se ne va, cioè io non lo so, cioè, perché mo per davvero non è che in panchina si può ritrovare 12 giocatori in panchina e solo Martuccello. Se si fa male uno, che fa? Ti hai borse tra Martuccello dentro al campo con la bomboletta spray. Che fa? Entra Martuccello. Vabbè, quello a parte. Sì, no, certo, ma trovare un vice allenatore, un preparatore atletico, un preparatore di portieri, ci vanno 5 minuti, E grazie, c'è per strada, no. No, ma non è così. Dai, vabbè, ho capito, io spero di no, infatti. ma è una è imbarazzante, è una cosa dilettantistica, e questo sono d'accordissimo, però dico, ma io andavo a prendere Miroslav Klose, uno oltre che con una caratura mondiale, perché e poi te metti in panchina un gentleman, come dicono quelli bravi, un signore, cioè Miroslav Klose. Come, guarda, Cristian, qui bisogna vedere solamente che cosa bisogna fare della Lazio da qui a fine campionato. Guardate Emanuele. A Paolo se metto davanti allo schermo, si mette a sognare i giocatori. Emanuele, quando sono stato dirigente accompagnatore, chi entrava con la boraccia? Entravo io, perciò. Ma in tutto ciò, Marzia, ti sei lasciata col Tati? Ti sei lasciata col Tati, tu? Gossip. Quando non rende più, Purtroppo il Tati non ho capito. Tipo non segna. Manco con le mani. Ma se lo acchiappi, lo metti davanti alla porta e lo tiri, lui è fatto contro il palo, capito? Lui cade. Prima c'era in chat uno, non mi ricordo il nome, chiedo scusa, ha scritto: lui segna manco con 6 metri di porta. A no, quello sì, tu gli metti la porta dei 20 metri, la manna fuori, fidatevi. Cioè, raga, col girone 14 gol e l'ha fatto, ma era un altro. Era Sofia. È capace che col nuovo modulo non era lui, magari è capace che col nuovo modulo ritroviamo un Castellanos
Castellano, raga, veramente, no, Castellanos. Cioè, lasciamo per gli scherzi, ma lui veramente ha fatto 14 gol l'anno scorso, eh. Ma quelli del Real Madrid se stanno a interrogare su come può, cioè proprio Florentino Perez, questa è la notizia che vedo, ha assunto un investigatore per capire com'è possibile che Castellani ha fatto 4 gol al Real Madrid. Vabbè, magari non allora, era fatto, era il modulo, era la lui che gli ha chi è uscito? Chi se ne è Antonio andato? Antonio, no, era il modulo, era lui che andava a disegnare, era non so che cosa, però, la però come dice Luca, può darsi pure magari con il nuovo modulo, con una punta vicino, cioè sì, no, secondo tutto... me lui può fare il reparto da solo, nel senso, se lui è accompagnato da qualcuno può giocare il reparto da solo, ovviamente non lo può fare. Io quando noi stavamo in conferenza con Martuscello, lui gli hanno detto di far giocare insieme Cilemobile e Tadi, e lui ha risposto che sono entrambe due punte centrali e che quindi insieme si danno fastidio, quindi non possono fare questa cosa. Io però... Ma nel 4-3-3. Come i bambini a scuola, se danno fastidio. Però lo dito... No, insieme proprio, da giocare insieme. Però lo dito, regà, lo dito, devo dargliene atto. L'unica cosa, cioè qua ci ha torto su tutto, sì, Antonio Preparatore, sta saccati i palloni a Olimpica, Antonio. Lo tito è riuscito comunque a fare un capolavoro e di questo gliene va dato gliene va dato atto. Lui è riuscito nell'impresa, perché per me veramente è l'impresa, raga, io non scherzo, di trovare uno peggio de Murici. Io credevo fosse impossibile, e lui ci è riuscito. Quindi in applauso al presidente Lodito, perché ad oggi, perché poi magari l'anno prossimo fa 38 gol Castellano e io sarò qui il primo magari a chiedergli scusa in ginocchio di fronte a tutta la chat. Lo fa. Vabbè, hai detto a oggi, quindi non devi chiedere scusa a nessuno. A oggi, occhio a quello che dici, No, ad oggi. Beh, a oggi c'ha ragione, dai, che cavolo. Ad oggi è peggio di Murici, io. Sì. Sì, condivido. Sì. Solamente. Ugo, 28 sarà magnati. De cui no, uno pure la linea de porta. Sì, sì. Antonio, ha sputato i palloni? Antonio, sì, è andato a qualcuno? Ha firmato? No, no. Firmato. È qualcuno che mi sta boicottando, non lo so chi è, raga. È Roberto Marica. Con sì, la verità. Secondo me sì. Non l'ho nominato, ma era lui. Il pirata. Donde sta il pirata? Ridatemi Murici, io voglio Murici, io voglio il pirata. Murici sta a Mallorca, dove sta pensando, torna pirata, torna. No, torna. No, quello sta tanto bene in infradito, vabbè, lascio là, leviamo pure da... eccolo, tra l'altro il Tati è stato pagato parecchio, parecchio. Gol? 16 milioni, quant'era Murici? Sì, ma spalmati tipo in 5 anni o paga tipo 2000 all'anno, 2000 lire in lire o paga, ma gli avrà dato il buono tasso, no? E lui no, lo paga tipo 4 milioni all'anno, lo paga. Sì. Vabbè, a parte che quello lo fanno un po' tutte le società. Sì, perché... certo. Sì, ormai no, comprano tutti a qui sia a 10 anni, a 15 anni. Però, a babbo morto. A babbo morto. Però io spero, ecco, che comunque Martuscello magari, ecco, cambiando modulo, cercando di migliorare qualcuno, ecco, magari, ecco, anche Castellanos potrà dare il suo contributo. Mo, fino a che punto non lo so, però qualcosa dovrà cambiare, Ragazzi, il modulo non è tanto difficile. Se i senatori specialmente non volevano più Sarri, mo che ci sta Martuscello, dovrebbero tutti tornare a giocare in modo... Ma infatti aspettate, io proprio no, ma questo discorso non lo so, non lo so. Questo discorso perché... Lui, perdonami, se io non voglio più Sarri e tu me lo levi, io è mai possibile, però, scusami, ma è mai possibile che tu giochi una... discreta Champions League è un campionato mediocre, ma la Champions è diversa perché è un palcoscenico dove te guardano tutti, certo, ti devi mettere in mossa per farte venne, tanto è sempre una questione di soldi, troppa differenza però in Champions. Lo so, però guarda, ti devi mettere in mostra in Champions, giochi la Champions bene così tutti ti vedono,
poi in campionato fai schifo perché abbiamo visto i giocatori che non ti vedono più, che ti vedono solo in Champions, ti vedono pure in campionato. Ma il campionato non è anche una questione di motivazioni. Sì, è vero. Una vetrina importante come la Champions per metterti in mostra, però lo stacco è tanto perché sì sì no no come no c'è una differenza sì. Di partita di Champions a un campionato che veramente io ho visto cose abominevoli quest'anno, sì. Mi dà dello strano, perché mai possibile questa squadra da un eccesso a un altro passa, perché ha prestazioni veramente scadenti in campionato. Però quello l'ha fatto anche l'altro anno, perché in Europa hai fatto veramente ridere l'altro anno, sia in Europa League. Hai fatto l'incontrario, però potevo anche capire, nel senso che non avendo una rosa adeguata, le competizioni europee ti pesavano. Potevo anche capirlo. Quest'anno invece è l'incontrario. Vabbè, la Champions è la Champions, Luca. Sì, in Europa non è conference o con l'Europa League. È normale che tu, se fai bene, ti vedono tutti. Poi comunque per me alcuni elementi, tipo i terzini, sono tutti scarsi, quindi... Ah sì, pure per me, cioè, i peggiori ce l'abbiamo noi. Uno fatto bene, Ma poi quest'anno c'è stata anche un'involuzione, non so se sei d'accordo, Gri, dei vari Casale, dei vari Marusic, cioè, comunque l'altro anno... Secondo me Marusic è stato proprio sfruttato fino alla morte. No, vabbè, Marusic, sai che deve fare. Ma tanto Marusic e i 6 scadono il contratto nel 2025. Se no, e perché aspettare? Li vende quest'anno in Arabia, ti mandi via e te prendi. Lo sai che deve fare Marusic? Marusic? Lo sai che deve fare Marusic? Questo, Marusic deve prendere il telefono, prenderlo. Chiama Milinkovic, che sto tanti amici, no? Perché ovviamente hanno pure lo stesso problema. Mi rimedi una sistemazione lì in Arabia e lo dico, deve firmare qualsiasi cifra. Ma Marusic, ma è normale, ragazzi. Col gioco di Sarri che dovevi impostare da dietro, e Marusic e Yusai non sono calciatori che sanno impostare. Si è vista tutta la loro pochezza, è chiaro, no? Giocatori scarsi. Ma tutti i terzini, ma volevo parlare di Lazzari, che con l'Udinese avremmo perso lo stesso, ma sul 2-1 se invola davanti al portiere gli tira addosso. Non è la prima che sbaglia così, te lo ricordi? Te lo ricordi? Pure Lazio Juventus 3-1, Lazzari davanti alla porta, e poi c'era Caicedo poi ha segnato. Ma di che poi magari avremmo perso comunque, ma quando Lazzari te magna quel gol con l'Udinese, mancano ancora più di 20 minuti alla fine. Sì, però ecco, la pochezza dei terzini che la Lazio ha, mamma mia. Secondo me i terzini, Marusic e Isai specialmente, che gli scade il contratto nel 2025, se lui è un minimo intelligente, se li vende quest'anno, che comunque... Ah, subito, via! Che fa? Minimo... perché non è la prima volta che fanno così, Non hanno mercato, però non hanno mercato. Vogliono Marusic, sai? Io voglio bene, ma cioè in Arabia non è che ci hanno scritto pollo in capoccia, che ci hanno dai largi. Però magari 5-6 milioni ce li fai in Arabia, in Italia no. In Italia no. Forse per Marusic. Io spero. Quest'anno tutte e due ci fai pure 15 milioni, per dirti, tutte e due. Tutte e due, ho detto. 15 milioni. Forse tutti e quattro. Forse tutti e quattro. Forse tutti e quattro. Perché Pellegrini sta in mezzo al no, Pellegrini c'ha 2 anni di prestito, sì. Io spero solo e confido nel campionato arabo, che ancora ci vuole bene. E comunque, ragazzi, già abbiamo preso un calciatore per il prossimo anno, e già ti dice tutto della prossima campagna acquisti. Ha preso Valeri, e io amo Valeri, però tocca a vedere. Vabbè. Perché comunque... è Lazio, ma sanna, esatto, ce li facciamo 10 milioni in due, ce li facciamo. No, secondo me no. 5 milioni in due, ce li facciamo. Guarda, per me ce ne può essere. Ecco, forse 5 sì.
Guarda, io secondo me ti voglio dire, se sei fortunato, ma devi, cioè là deve far capolavoro Totito, ne può fare 8 in 2, 6 per Marusic e 2 per Isai, ma deve far proprio il capolavoro, sì, sì. Meglio 8 milioni in 2 quest'anno che l'anno prossimo 0. Ma dalli via gratis, dalli via pure quest'anno pare, gratis. Se ci deve essere rivoluzione, devi andare incontro anche a certi rischi, nel senso che lista gratuita e via. Liste gratuite perché tu sai già. Basta che non te li devi tenere un altro anno, io quello. No, non hanno mercato nessuno. Porta pure peggio, state tranquilli. Cioè, ma non ha mercato Marusic. Dici Paolo, che è successo? E si è mangiato un gol l'Inter. Mamma mia. Ah, no, pensavo. Quando ho detto lista gratuita e via, hai alzato le mani, dico ecco, l'ho detto una stupidaggine. Mi dissocio, vediamo domenica mi dissocio. Non è infortunato, pa? Ha infortunato? Almeno male. No, non lo so se era infortunato Valeri. Ma non so se era una cosa di poco conto. Io ho visto la infortunato. Frosinone batteva le punizioni e i corner, l'ho visto. Ed ho visto anche Bravino su a fare i cross. Poi adesso non vi voglio dire che Valeri, no, certo. Anche perché Paolo a fa meglio dei Lazzari, non è che ci serve uno scienziato, ecco. Grazie. Mi dissocio. Grande Paolo. Grazie, comunque Paolo. come dice Cristian, veramente c'è poco da salvare qua, nel senso che togliendo Provvedel e Mandas penso che siano due garanzie, togliendo Patrick che è l'unico veramente che dà garanzie perché è gira a centrocampo, sì ragazzi, sono due centrali che hanno dimostrato veramente grande crescita quest'anno, ma grande davvero, lì davanti a centrocampo Guendouzi e Rovella io li salvo e potrebbero veramente migliorare, e poi lì davanti è tutto da cambiare, tutto. A me anche Zaccagni ha stancato sinceramente. Pensate un po', ragazzi, ecco. Pensate un po' quanta però Zaccagni c'ha il mercato, ragazzi. Sì, ma pure sì, Zaccagni dopo... aspetta, però è vero Antò, c'ha il mercato, è vero, sono d'accordo con te. Ma pure Zaccagni, no? Che sappiamo bene, poi c'è il contratto scadenza nel 2025, quindi in estate sei a 12 mesi dalla scadenza. Ma dopo una stagione fallimentare come questa, è normale che le società, se ci metti la stagione fallimentare, ma ce l'ha mercato, però, al contratto scadenza tra 12 mesi, sì, ma stai tranquillo che più dei 20-25 ti danno. Tranquillo. Pure per me. Te li prendi, a meno ragazzi. Che là è bravo Lotito a tirare, magari a qua squadra, all'allenatore di qua squadra gli piace tanto, una trentina ci strappi, perché se no più dei 20-25 te li prendi perché tanto lo perdi. Come no, io subito quello il fatto. io gli darei subito se poi li, cioè se poi tu per me puoi vendere, no certo, poi li, se devi investire, certo. Certo una connessione. Ciao Roberto. No, ma quello l'ha scritta alle 9, eh? Ah, beh, sì. L'ha scritto 2 ore fa. Ok. Barbara, ciao Robby. Oh, no, è parte nuova, pure che ha scritto 9, sono 10:36, non è 36, mi ha pensato. Però ecco, no, vediamo quanto rammarico. 9:05. Quei quattro calciatori in estate che aveva chiesto Sarri, era tutto a posto, perché arrivava veramente Zielinski, Berardi, Milik, il terzino Parisi della Fiorentina. Scusa, Roberto Mari è tra Kempenkelm e Estate Tereni, è da estate dell'anno scorso, ma portasse Iella. Sarà una grande Lazio. Vabbè, no, pure state sereni pure, dice, state sereni pure. Sì, è vero. Non vede niente portarsi Iella, Rob. Quindi io, cioè, insomma, prendi un mese, sei riuscito alla fine. Ecco. Che non ho capito. Prendi un mese, sei riuscito alla fine. Alla fine Sarri out, se n'è andato. Ah, bravo Premium, adesso tornerà Toma Basic e ci farà vedere. Adesso Martuscello in. Martuscello is on fire. Mamma mia, vi prego, regà. Martu is on fire.
Allora, uno un commento di prima, però non lo trovo, ci ha chiesto la probabile, la, cioè la formazione che pensiamo noi per Frosinone. Posso dirla io veloce? Dai. Vai, vai. Scusa, 4-2-3-1. Giochiamo su sta cosa, col grande Martuscello che ci farà volare verso il secondo posto in campionato. Mandas tra i pali. A destra Lazzari, Ghila e Romagnoli, e poi a chiudere ci sarà Marus, mamma mia. Marus, non Pellegrini? No, Marus, toglio di Marusic. In mezzo al campo, Luis Alberto e Guendouzi in mediana. No, due giornate ha preso Guendouzi. Ah, beh, bravo, c'hai ragione, perché pensavo di ricorso. Invece... Però c'è il ricorso, eh. Pensate vabbè, che possano toglierla. Non te lo metto. Quindi io penso di sì. Luis Alberto e Vesino in mezzo, tre quarti formata da Felipe, Zaccagni e Daichi Kamada, e in attacco Ciro Immobile. Ma The King, The King, il King da Rostici. No, mi dispiace. Ti autodissoci. Ti vedi tra, voi ricordate il balletto da cumbia? Prima dice la cosa, Camelo dice Basi, c'entra dentro a Formello che fa la cumbia. Tu dici una cosa e poi ti autodissoci. E i due mediani che avete messo? Luis Alberto e Vesino, pa. Mediano Luis Alberto? Perché Kamada potrebbe spostare a 3-4. Cataldi no, ma perché Cataldi no? Ma non credo, infatti, Gri. No, 4, beh, io 2, ho detto 2, quella 1, che i due saranno Vesino e Cataldi. Quello. Il Novella poi potrebbe ritornare. Ah, tu... No, perché io avrei messo... No, non ci sono allenati Rovella e Patrick. Regà, quanto dura la pubalgia di Rovella? 20 anni e mezzo? Dopo che la luce di Zaccagni è durato 8 mesi, dopo dovrebbe rientrare dopo la sosta, sì. Quindi con la Juventus, okay. Sì, praticamente, ecco. No, io dicevo, per chiudere e poi mi taccio, che Luis Alberto l'ho messo accanto a Vesino per cercare, no, di dare un po' più spazio, di prova a Kamada nel suo ruolo naturale, e quindi farlo giocare trequartista dietro, diciamo, alla punta. Per quello ho ipotizzato, ma per me Luis Alberto può provare anche a fare un po' di panchina, eh? Se Cametti, sì, sì, Rovella e Vesino, anzi no, Rovella non rientra, scusa, quindi Cataldi Vesino, Zaccagni, Kamada, Felipe o i Saxen, e davanti Immobile, già è un po' più, credo. Ah, Roberto Mari, voglio rispondere lineare. Al fenomeno del caporedattore, che Luis Alberto mediano, te voglio ricordare che Simone Giachi ci ha trasformato Cialanoglu, in mediano barra regista, quindi insomma non credo che Luis Alberto non abbia i piedi, lo so, però il 3-5-2 di diverso, ma lui ha qualche sì è vero, però qualche partita l'ha anche giocata lui là, con Simone lì al centro del centrocampo, poche, ma l'ha giocata. Premium ci dice: vedremo la differenza che la Lazio ci avrà buoni giocatori e vedremo la reazione, che saremo tra le prime 4 tra 10 settimane. Come tra 10 settimane? Per 10 settimane. Tra 10. Le ultime 10 partite, no? Sì, intende di che vedremo la reazione più là e che saremo tra le prime 4. Entro 10 settimane. Ma. Allora, con tre squadre da affrontare come Juve, Inter e Roma pure. Calcola che ha avuto Almeida ed è stato fuori veramente quasi un anno. Aspettate un attimo. Però andiamo al Chie. La di bere. Oddio, panchina, non riesco a vederlo, però gli farebbe bene. Lo so, Massima, manco io, perché poi io sono proprio innamorato di Luis Alberto, anche se dopo le ultime vicende, insomma, insomma, non mi va molto a genio sotto. Ma io l'avrei mandato però... via quest'estate, Gri. Vabbè, ma tu sei in casa a parte, tu parli a Vanvera, lui, tu parli. Beh, a uno che si rifiuta di giocare una partita e viene in ritardo. No, ma lo sappiamo, scusate. Che Luis Alberto, insomma, è caratterialmente fumantino. E che facciamo? Gli concediamo tutto? È un professionista.
prima che cade la comunicazione, ma quella proprio che è caduta, t'hanno tagliato proprio. Rob, tanto la live è la mia, claro. Quindi ti tranquillo. Ma sta tranquillo. Intanto 85esimo, seguiamola insieme, 1-1 all'Atletico, serve un gol per portare la gara. Un palo adesso l'Atletico. Mamma mia. No, non la vedo bene perché ho la televisione. Intanto io vedo Antonio, vedo la fronte. Tanto diciamo anche che un pezzo d'occhiale, Antò. Intanto si è addormentato, diciamo, Antonio. Si è imbarzamato, Antò. Antonio. 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 È svenuto. My day. Antonio. Ah, ecco. Ragazzi, ragazzi, io non so che sta succedendo. Il Borussia Dortmund sta vincendo 1-0. Ah, buono. Che miseria. Pertanto all'85esimo il PSV deve fare almeno un gol per andare ai supplementari. Ha segnato l'Atletico. Paolo, davvero ha segnato l'Atletico, Godo. E allora 2-2. 2-2. Dico, vanno ai supplementari. Fuori gioco. No, boh. Depay. È gol, eh? Ma sai che non lo so, perché avevo visto tipo l'assistente alza la bandierina, mi pare, però c'ho la televisione dietro, quindi non la vedo benissimo, però no, esultano come se fosse in domani. Però vabbè, insomma. Bella, allora, che percentuale date che se la Lazio perde contro il Frosinone, Martuscello se ne va? No, ma se ne vanno pure se vince 8-0. Se ne vanno nel senso che un altro, lascia perdere. Se ne vanno nel senso che mettono un altro. Guarda, io credo che adesso non mi aspetto più nulla dalla Lazio. Buono il gol. Credo che non sia né Martuscello l'artefice della situazione che possa risolvere le problematiche. Pertanto mi aspetto campionato da qui alla fine. Forse io mi auguro con qualche un nome reazione grosso la prossima stagione all'impanchina, vedi la verità. Forse con qualche reazione contro la Roma, contro la Juventus in Coppa Italia, però credo che la Lazio. Chissà se l'anno prossimo, a sto punto, visto che Sarri se n'è andato, che fa il vice e dà la formazione, magari. Allora, tanto si fa partita in presupposto, mio caro capo redattore, che se fa Martuscello fa allenatore che non ha mai fatto, e il vice posso fa tranquillamente. Sta tranquillo, capo redattore. E chissà, dicevo che l'anno prossimo, a giugno, visto che Sarri non c'è più, si possa realizzare il sogno. Quest'anno a giugno? Sì, è a giugno questo qua che viene. Ah, ok. Chissà che si possa realizzare il sogno. Quale sogno? Qual è il tuo sogno? Qual è? Diretto Sergio. Saluta Martuscello. Qual è il sogno? Sergio Allegri. No, è Klopp. Vabbè, Klopp è il sogno proprio proibito. Klopp è il sogno proibito. Ma esagerato. Parliamo di cose realizzabili. Guarda, Cristian, Sì. Se c'era Gragnotti, potevi pure sognare. Ma se c'era Gragnotti, lui. Io mi aspetto... Ma aspetto un debuttante, tipo un Gilardino, un Palladino. Palladino non è male, ragazzi, però... Io pure ho un sogno, comunque. E qual è? Allora, aspetta, Mattias Almeida. No, a questo punto prenderei Simeone. Lui ha fatto bene, sia in Inghilterra che in Grecia. In Grecia è in testa alla classifica. È in testa alla classifica ed è campione di Grecia. Cioè ha vinto che modulo usa Almeida? Boh, adesso mi chiedi troppo. Questo non lo so, sinceramente. Io vedo i risultati, insomma, non è che vedo il campionato greco, sinceramente. Però ha vinto con il River Plate, ha vinto con il Racing, ha vinto con l'AEK. 4-4-2. Dove è stato in Inghilterra Almeida? No, in Inghilterra non è stato. Oh, tu prima hai detto in Inghilterra. No, io ho detto in Argentina, in Grecia. Pensami.
Sì, vabbè, però allenato... Grêmio non è campionato. Ha allenato anche lui. Non è vero, è elegantissimo Almeida. Dai, regà. Ah, Mauro, ha allenato. Basta tutte. La voglio vedere soltanto per le ultime 10 partite. Martuscello in tuta, tanto faranno autogestione. Lui sta lì così che ogni tanto alza il cartello dei cambi e poi giacca e cravatta. Mamma mia, la giacca deve volare al 90esimo. Dove deve andare la giacca, Cristian? In curva, in curva. Sul 3-0 per noi vola la giacca. Vola la giacca e abbandona il campo a circa 30 secondi dalla fine. Da esatto. Ne dico una: se vincono la Coppa Italia, che vuol dire? No, dico se vincono la Coppa Italia, quindi non ho capito la domanda. Vai in Europa League, Martuscello a vita. Martuscello deve rimanere Martuscello se vincono. Ma vedi dannatene, fa il favore. Se vincono la Coppa Italia, grazie, grazie. Ciao Martuscello, ciao giocatori, per come vi siete comportati. Noi esulteremo, però. Arrivederci e grazie. Per quanti? Per come siete comportati. Vabbè, io sto in live, non posso dire. No, ho detto. Guarda, capito? No, ho detto grazie per la vittoria. Grazie, però ciao per come vi siete comportati. Ernesto dice: a me da allenare da tanti anni allora che allena. Sì. Cioè, a me allenatore, io a sto punto andrei più e secondo me verrebbe un Conceição. Che comunque c'ha pure esperienza europea. Facciamo un attimo, Roberto. Ma con Cesaro quanti soldi? Ma che vuoi da me? Au? Ma ragazzi, ma io non ci credo. Sì. Io non ho detto niente. Ecco, guarda. Ma non lo dire, Gri, non lo dire, Gri. Silenzio, guarda che ti muto. Falla cadere così. Distocia. È una provocazione, non cadere nelle provocazioni del direttore. Ti ho mutato, non puoi parlare, cioè puoi parlare così nessuno ti sente, di tutto quello che pensi. Sì, vai. Sei muto. Se legge il labiale. Vabbè, fa niente, vai parla. Perfetto, a posto, abbiamo capito. È giusto, direttore. Allora, io te voglio bene, lo sai, ma cioè lascia in pace Maurizio Sarri, non mischia. Ma Maurizio Sarri ce l'ha la Fiorentina quest'anno. Non mischia. Guardate che ha scritto. Pensate, prego. No. Ma perché? Piuttosto no, raga. Non fate perché? No. Io mi faccio esplodere a Formello se viene Mourinho, lo dico. Sì, no. Io qua ce l'ho. Non... Sono d'accordo. Faccio il kamikaze pure io. Ma come? Ma te va in conferenza stampa, te dice la Roma ha terminato la stagione con 0 titoli? No. Uguale, ti pure Lazio Forever, sei la tatua, non me ne frega niente. Mamma mia, ragazzi. Ma sei tatuata la Conference League, dai, non posso, non ce la faccio. Ma la cancella. La cancella. La cancella con laser. No. No, ovviamente è scherzo, Mourinho no, raga. Beh. Detto, ma perché devi dire... nonostante non mi piace per niente. Ecco, sai, bravo, sai, follower, bravo, direttore, vai esplode in diretta. Posso premere io? Però non c'ha la tuta. Posso premere io il pulsante? Me lo dai sto onore, direttore? Posso premere io il pulsante per farti esplodere? No, leggo diretta. Una cosa prima, eccolo. Tutismo. No, avete? Guarda che la tuta è una delle parti più pure di un allenatore, perché ti mette l'antuta proprio da campi proprio di allora periferia. Non ti va grey. Ragazzi, 3-1 del Borussia ai quarti di finale. Ah, mentre l'Inter è andata a extra time. Non dico così, che Paolo si era giocato il Borussia, lui non fa così, guarda, sei cattivo. O vedi Paolo come sta, grande Paolo. Questa non ci voleva. Non ci volevo, ti facevo il tifo per il PSV. Vabbè.
delicatissimo. Per il ranking UEFA, capito? Ah, per non far salire la Germania. Giusto. Niente. Portate Iella. Cosa comunque. Da un male. Com'è da un male può venire bene, com'è? Tutto non nuocere, come dice? Ecco. Portano Iella. Non tutti i mali vengono per nuocere. Eccolo. Roberto Mari come Fabiani. Portano Iella, mamma mia, tra tutti e due che copia. Tra tutti e due per far funzionare internet, uno prova a accendere il monitor e l'altro prova a accendere il motore. E l'altro spegne il modem. Io mi dissocio e me ne vado. Grande, ciao. Ciao Luca. Ciao Luca. Buon lavoro. Buonanotte. Buona serata. Ciao ragazzi. Giordano, tu devi sapere che sta cosa non è stata detta da Patrizio per primo, è stata detta da Roberto. E noi glielo chiediamo sempre, ma quale anno? Però non ci rispondono mai. Quindi... Niente, mamma, non lo sapremo mai. Per la storia del quinto posto in Champions siamo passati da tutte le squadre agli ottavi a quasi tutte quelle di Champions fuori. Per la storia del quinto posto in Champions. Sì, perché fino agli ottavi eravamo... Forse... Ah, ok. Ancora c'è per andare a cinque? No. Sì. No, perché Germania sta avanti, no? Ah, perché ma è stato dipende dal ranking, no? No, il ranking siamo sopra noi ancora. Però... Siamo ancora sopra. Perché in Europa League, in Conference, comunque sì, è vero, non ci avevo pensato. Ma anche l'Europa. Sì. No, mi dissocio. Fonseca, io. Ma Fonseca che faceva coppia d'attacco con Balbo? Sì, secondo me intende lui. Ma che cavolo? È lui, è il Motro. È il Coneco. È il Motro. Senti. Vedi, almeno Patrizio ci ha dato una risposta. Grande direttore. Roberto ha detto che lui già nell'84 diceva sarà una grande Lazio, poi nel 2000 abbiamo vinto lo scudetto. Calcola che ha cominciato l'anno scorso, mancano 15 anni ancora. Bene. Troppo tardi, non ci arrivo, non va bene, prima. Aspetta, vedi questa coppia con la base, viene Fonseca, viene con la 104. No, mi dissocio. Non mi mandaste i commenti che poi io li leggo perché li leggo dopo. Ma perché mi dovete far dissociare ogni volta? Ma ce l'avete con me? Ma è bello dissociarsi. Ma tu ho capito, ma io qua mi devo dissociare ogni messaggio che arriva. Sì, ma tu ti dissoci pure di quello che dici tu, quindi... No, io non mi dissocio con quello che dico io non lo dico, ma che stai a dire? Ma non è vero, quante volte dici le cose e poi dici ti dissocio? Allora io chiedo in chat, perché dopo sembra... Chat, io ho mai detto qualche offesa e poi mi sono dissociato. No offesa, ti ho detto che ogni tanto... Io non è che ti dissocio, non è che mi dissocio se ti dico andiamo a sappiare al caffè. No, mi dissocio. Se... Dici una cosa, poi dici mi dissocio e dici mi dissocio da solo. In caso mi dissocio pure adesso, vabbè. Allora non dicevo sbagliato quando ho pensato che il prossimo scudetto lo vinciamo come il Napoli dopo 30 anni. Mancano sei anni. Tu te dovresti dissociare dalla connessione, tu, capito? Io. Allora ragazzi, dopo quasi 2 ore di live... No, un altro po'. Già è finita. Non vuole, seguiamo chi vuole rimanere in mano, chi vuole lasciare l'Assi. Facciamo il pronostico Frosinone Lazio, dai. Oh, ma guarda, vi vedo tutti, ho detto seguiamo l'Inter, vi vedo tutti che faccio sconvolte, ho tutte e quattro. No, io ci sto, No, io sto a vedere l'Inter. Anch'io. Antonio, Marzia, Paolo, voi ci state, sì. Seguiamo l'Inter, l'Inter. Oh. Dai, Simone è uno dei nostri. Simone, ciao. Ragazzi, è tanta roba. Premium, Mediaset Premium. Capirà, è finita, Negri, 93esimo. Un sorriso epico.
un sorriso guarda, epico. Sono ancora più di 100 lavorate. Dai. Di che ti occupi, Ernesto? Se mi posso permettere. Oh, però, ma però... senti, ma se, vabbè, ho capito, ma qua i commenti, però ecco qua, direttore caccia i soldi. Direttore caccia i soldi. È Roberto. Direttore caccia il denaro. No, è Roberto. È uguale, pure Roberto caccia il denaro. No, Roberto il denaro sta a fare la colletta per la connessione e ancora gli mancano tanti soldi, quindi lasciamolo perdere perché è giusto che si faccia la sapete, Agri, sai perché mi saltava la connessione? Ho pizzicato Roberto e stavate fuori a staccarmi l'antenna del wifi. La mia antenna. Mamma mia. Euro. Fine settimana nei locali a Roma i classici matrimoni battesi. Oh, vedi Ernesto? Figo. Serve un fotografo, c'è Ernesto. Buono. Grazie. Ernesto. Ci metto due buono secondi. Buono a sapere, Ernesto. Grande, grandissimo Ernesto. Basta che non fai dissociare pure l'anzio. Cominciamo, per favore, tutto a posto. Stava tanto tranquilla sta serata, per favore, ma non cominciamo. Ecco. Direttore prepara i soldi. Vedi come appena io ho detto direttore prepara i soldi è sparito dalla chat? Vabbè, sono quasi le 11, eh. Porello. Via presto, lui. Domani il CR me caccia, raga, domani me caccia. Ah, ti ha dato il cioccolatino adesso per poi cacciarti domani. Capito? Mamma mia, che sei magnato, ra. Ma sta pure a giocare. Ah, raga, a proposito, prima che mi ricordo, domani sera sto in live su TikTok, quindi se volete ci vediamo. Vai dei complimenti. No, per quello, perché non l'ho. Ma che cazzo, ma io non ho capito però, io mi dissocio. Allora, Luca, Luca, un album del calendario di Roberto Mari nudo. Vai Rob, guarda, non chiede soldi Roberto, un cambio, chiede un modem. Modem. Con la generazione del non chiedi i soldi Roberto, un cambio del calendario, eh. Mo verso mezzanotte o leggi Roberto, tranquilli. Grazie Rob. Sordi e netto. Come foto. Il proprietario del Pino CR. Sì. Rumba due giorni, sì, con schermo nero, senza foto. Povero Roberto, no, ragazzi, come... Luca, sì, Luca, ho letto Luca. Roberto, perché non entri? Se hai il coraggio. Entra, il coraggio. Entra, perché dice buonasera a tutti e poi finisce. Vabbè, almeno lo vediamo. Facci vedere la prima foto del calendario. Vai, Rob. C'ha ragione Ernesto. Ha ragione, Rob, però devo fare con lui la vestaglia, capita porta, ovviamente, però devi avere la vestaglia, Rob. Quella con scritto RM. RM, né il codice fiscale, né la sigla di Roma, ma è proprio Roberto Mari, quindi, ovviamente. Insomma. Tanto grazie 96esimo. Bravo, entra Rob, entra. Ma quanto è andato di recupero? Stanno al 95. 96esimo, ha dato un botto di recupero. È il primo. No, ma stanno ai supplementari, guarda, tanto davvero c'hai la connessione come Roberto. No, vabbè, ho capito. No, Luca, no, dai. Con l'ulivo in bocca, te prego Roberto Mari. Roberto Mari, che spettacolo, con l'ulivo in bocca. Capesca, capesca in bocca, corcocomero, agosto. Il 25 dicembre entra la capanna, Lu. Col panettone. No, col quella di me. Esatto. Oddio,
l'Inter attacca. Le guardie, Che aspetta, dai. Mi aiutare. Sì, Ernè, ti mando io. Ti mando io per farti aiutare, giuro. Ti mando da redazione 2-3. Mamma mia, regà, ho visto un replay, l'Atletico stava a fare colpaccio, Madonna. Ma state allo stesso minuto? Antoma, ci sei arrivato al buon da Atletico, no. Ci sei arrivato. Io pensavo il replay, però. Ha preso il palo adesso. Ha preso il palo. Antonio, secondo me, se sta vedendo, è andata a San Siro ancora. Mi pare che parla con Patrizio quando fai live con noi. Dove... c'ha la TV arretrata. Antonio segna provvedelle contro l'Atletico. Ho visto il 97esimo. Ho detto, ma stanno a fare 7 minuti di recupero. Invece, no, i supplementari. Deve andare vicino al gol. Ma non c'è andata via. Dove che hai fatto, ba? Mi fanno valere guanti. Per me Paolo si è giocato pure l'Atletico Madrid, guarda che te dico, oltre al Borussia. Vai Paolo. Ma secondo me Paolo sta a fare giocate live, non si è giocato live, appena giocato, si è appena giocata la vittoria da Atletico Madrid, Paolo, ecco, vedi come sta, sta con l'applicazione sul telefono, sta a mettere, fammi giocare sto live. E invece no, sono andato a curiosare un attimo, lo sapete quanto l'ha pagato Bissek l'Inter? 7 milioni di euro. Però pure lui è giovane, no? Cioè, no, magari anche a 5-7 milioni si possono trovare dei buoni giocatori, non è detto che uno debba spendere 20 o 15. Sì, il problema è che noi a 7 milioni ci abbiamo Momo Fares, ma è questo il problema, capito? Sì. Ma chi li va a pigliare questi quello, a 7 sì. milioni, capito? Pa? Cioè, non c'è un apparato che si studia questi giocatori qua, è quello il problema. Bravo, l'apparato, manca l'apparato. Capito, mentre noi qua stiamo a moglie lo fotografiamo a Roberto l'apparato. Che è? Oh. Mi dissocio. Oh, volete nudo? Sei micidiale, Mauro, sei micidiale. Cavolo, guarda tutti al direttore, chiedete al direttore che è andato via perché ovviamente qui da me deve ancora iniziare la partita. Quindi non gli diamo risultato. Non gli Paolo, diamo se fai si jackpot, una rissa. Paolo, se fai jackpot, sono fuori per tutti. No, Cristian, ho visto una cosa che ha fatto Durham, Cristian. No, non puoi capire. Yeah, è andato via. Gli ha dato una botta. No, non hai capito che gli ha fatto che cosa. Ah, vedi, gli ha toccato ai parti basse. No, mi dissocio. No. Vabbè, questa è espulsione. State voi dietro, sto io avanti, state voi dietro. Sì, no, sì, ma questo è rosso. Io ho la televisione dietro. Praticamente, per chi non può vedere la partita, gli ha fatto popi popi. Gli ha proprio strizzato. Sì, sì. Vi ricordate il giocatore del Bari a Pippo Inzaghi che gli ha fatto uguale? Ma non le hanno, ne hanno fatto niente. Ma ora che è un pazzo, ma che è matto? No, raga, io queste cose ma che sta succedendo? Guarda, c'hanno ragione i Simpson, verrà la fine del mondo, cioè, non è possibile. I Simpson prevedono tutto, quindi pure Sarri, gli ha toccato l'apparato. Sì, fermiamoci lì. No, è adesso. Hai visto? Giordano, ritieniti fortunato perché da Roberto Mari la DSL ancora non c'è. La DSL no, mi sentite? Perché ogni tanto ho paura che il computer mi si impalla. Ti sentiamo. Ah, ok, meno male. Rob, ma perché di macchine fotografiche? Vabbè. Mi dissocio. Ok. Mi dissocio. Scusate. Mi dissocio. Quello dell'Atletico.
stavano scherzando, gli erano un cazzotto sulla panza. Ha capito, spiazze come ha torto, come ha torto subito Turam. Sì. Spiazze. Mamma, hai visto che gli ha fatto? Mamma mia, regà. Hai visto? Porca miseria. Guarda, questo marito è proprio un volgare. No, colpa mia, non ho capito. No, è lui che è volgare. Comunque bella partita l'Inter, eh? Cioè, non è proprio combattuta, eh? Ma io non avevo capito, però. Ecco, lo porto all'obiettivo che usano lo stadio, quello che dalla nord fotografa la sud, pure ad un anno. Vai, roba, okay. Là, dentro una botte di ferro. È orario tardo, Due ore di diretta, ragazzi, abbiamo fatto il devasto questa sera. Beh, stiamo seguendo. Eravamo Agri, eravamo partiti tutti nervosi, poi si butta in caciara. Grazie, mi devo dissociare a ogni cosa che vuoi. A Mauro, stasera è una maledizione, mi gira la rodellina pure qua, ma com'è possibile? Pure là, va in buffering. Oh, fallo! Uguali. Ecco il gol atletico. Calcio di punizione importante, dal limite dell'area, zona centrale. Bravo, Rob. Così, tranquillo. Vabbè, ma come prima mi hai scritto il commento, ce ne vanno due di macchine fotografiche, poi una minicam. La via di mezzo. Una minicam. Dai, Rob, dai. Allora, famo un pronostico, dai, veloce adesso. Chi passa, Inter o Atletico? Atletico. Inter. Atletico, Antonio. Inter per Barbara. Atletico. Oh, che vi sei? E poi tre passa nessuno, passa regà. L'arbitro? Regà. Ah, no. No, non Mauro. Lo sto vedendo, penso, vabbè, l'Inter, dai. Ah, no, per me passa l'Inter, scusate, no, c'ha avuto... Sì. Passa l'Inter. Però adesso segna l'Atletico. Ecco il golino dell'Atletico. Regà. No. Ma sempre tra un po' col telefono praticamente. Mazza, Dai, vabbè, ma secondo voi tornando ai cose, ma che Madonna. L'ha steso. Tornando alle cose, Madonna. Tornando alle cose un attimino di casa nostra, no? Giustamente la Lazio. Ma secondo voi, una domanda seria, il presidente Lodito lo saprà che Sarri è stato esonerato o sta ancora in Senato? Perché magari hanno fatto il comunicato, ha fatto Fabiani col social media manager, magari lui ancora sta in Senato, magari manco lo sa ancora, Ma non era andato a Formello? Era andato a Formello, no? Andato ieri ma sera a chiudere le porte, era andato a chiudere il cancello. Si era già andato via, Sarri. È vero, Rob. Ma che vuole, Ce l'ha con me. Che vuole, Roberto? Niente, del discorso che facevo prima io. Non ci ho capito niente, vi siete capiti da soli. Brava, brava, meno male, sono contenta per te e per Rob che vi siete capiti, brava. Allora, no, vabbè, dai, scherzi a parte, secondo voi... No, scherzi a parte, però... Fino alla però fine. È strano che Lodito non ha parlato, Green, non ti sembra? A parte gli scherzi. Io mi aspettavo al messaggero, soprattutto stamattina, sì. Pure qualche parola, invece niente, insomma. Cioè, secondo voi Martuscello resterà fino a giugno oppure verrà allontanato prima? No, per me rimane fino a giugno. Per me, anche per me, ti ho detto, secondo me adesso con Martuscello faranno 10 partite di autogestione e poi a giugno si vedrà. Antonio. Mamma mia,
Raga, oggi com'è la connessione? Vabbè, saluto. No, Ernesto, ma non ha parlato proprio nessuno, solo il comunicato è uscito. Sì. No, io voglio vedere... Oh, dai, dai! Madonna! Io voglio vedere i rigori, oh! Vabbè, ma pure Sarri secondo me parlerà, con Pedulla, poco, ma sicuro. E tanto ho già parlato tramite Pedulla, no? Sì, vabbè, però che proprio senti no, Sarri. Certo. Ma fino a giugno secondo me non parlerà, perché comunque è ancora stipendiato dalla Lazio. Ma no, poi forse... polemica, no. Pure te ne so, un saluto ai tifosi per dirti una cosa stupida. Ah, no, no, quello sicuramente, anche perché il post che ha fatto anche oggi la Lazio non è stato, è stato bello. Ma sei insomma sicuro che viene stipendiato la Lazio fino a giugno? Sì, hanno trovato l'accordo, praticamente lui ha rinunciato al prossimo anno e fino a giugno rimane stipendiato dalla Lazio. Ma non lo sapevo. Almeno così c'è scritto sui giornali, poi. Ecco. Quindi, Martuscello, Cri, senti, Martuscello rimane, lui è andato via. A giugno vanno via i giocatori e torna lui. Mamma mia, che sogno. Magari. Che sogno, ragazzi. Sarebbe un sogno. Se fa una cosa del genere vado a battere le mani all'udito. Vado proprio a casa sua, mi metto fuori Villa San Sebastiano mezza giornata. Robè, ma dici Sarri o dici Lotito che parla dopo la vittoria a Frosinone? Ma questo è rimasto al discorso di inizio puntata? No, sì. Ha detto, ma parla dopo la vittoria a Frosinone, fidatevi, ma non ho capito se Sarri o Lotito. Ma sta parlando di Lotito. Ma che cavolo ne so. Ma che stai a come Lazio Udinese? Sì, Roberto sta parlando della Lazio Udinese, parla dopo la partita, capito? Lui pensa che la live è della Lazio Udinese. Bravo, hai capito? Roberto pensa che stiamo in diretta da un stadio olimpico. Poi c'è la tribuna stampa dietro, Buonasera dallo stadio olimpico. Intanto è appena uscito Luis Alberto, è entrato Cataldi, capito Rob? Scusa Cristian, ma Provedel si è fatto male? Sì, Rob, Provedel si è fatto male, tranquillo. Intanto è finito il primo supplementare, sempre 2-1 per i colcionero, dunque ultimi 15 minuti e poi calci di rigore. Mamma mia, pensa ai tifosi dell'Inter come stanno in questo momento. Sempre meglio di noi, Cri. Ah, vabbè, ma quello non è che ci vuole tanto, pure il Lecce sta meglio di noi tra un po', I nomi di quest'estate saranno Toma horror. Basic. Guardate che vi faccio vedere, guardate che no, vi faccio vedere. Oh, ma perché? Voglio far vedere una cosa. Una cosa. Guardate. In teoria 30-40 giorni, Ernè. In teoria forse ce la fa per il derby, forse. Lo sa. Oh. Scusate, oh, non mi fa scherzi, Un comunque, mesetto per Ernesto. No? È un mesetto 40 giorni, sì, non c'è frattura, quindi perché si temeva una frattura, invece non c'è frattura e quindi, insomma, ce la potrebbe fare nel giro di un mese e 40 giorni. Aspettate, ma quale parlo? Comunque mi fai vedere tutto lo staff di Inzaghi che stava alla Lazio, vederla all'Inter mi fa impressione. È bello vederli con la casacca dell'Inter, il vice. Ma chi ha fatto calo di quale partita, Robè? Mi sono perso il tempo. Dicendo del film De Fantozzi. Aspetta, aspettate un attimo, è diversa qui. No, se te lo dico, non è più una sorpresa. Ah, giusto, no. Okay. Scusa, pure tu, Antò, capisci il momento. C'hai ragione. È topico. Anche l'Atletico Madrid si è fatto lo stadio nuovo, uno stadio da 61.000 persone. Cioè, se lo fanno tutti,
Speriamo che pure noi nel giro di qualche anno. Ma perché non c'è? Magari va. Quello sarebbe fondamentale. Guarda, sotto ecco, quella collina così, proprio vi la faccio storia. Vedere il primo acquisto della Lazio 2024-2025. In esclusiva, No, vedete. Ma non è vero, credetemi. Siete pronti? Vai. Chi è Kamenovic? Sì, ciao, va. Porco, non c'ha manco un'unghiata in capello di Kamenovic. Chi ne so, che è? Chi è? È Toma. È Toma. È sempre Toma a base. Cioè, dovevi mettere il video, Lu. Gri. Quando Cristian parla di qualcuno, Paolo, è la maggior parte delle volte è Toma Basic. E Toma, questo quindi è il secondo acquisto. Sarà Cameno, al Momo Fares, guarda. Quello che te pare, guarda. O è Cameno o c'è Momo Fares. Vai su, vai su, vai su. Fares. Momo, il football Fares. Il football, il football, va bene. Il football per poco. Allora, no, volevo vedere. Grazie. Comunque, se continuano così, li prospettano ai rigori. Ma te lo sto dicendo. Che volevi vedere tu? Aspetta. Io t'accontento, No, aspetta. Ah, il eccolo, il video. La facciamo, Anto, tranquillo. No, raga, oggi è da... Ma chi è? Toma Basic. Magari. Magari, Erne. Al Brescia, mi pare, vero? Ma Fares non lo sa manco lui che gioca. Al Brescia, non è al Brescia? Sì, sì, no, al Brescia. Sì, Brescia. Sì, è stato per un periodo infortunato per qualche settimana, adesso sta giocando. Tanto per cambiare. Compagnia con co. Ecco perché dico, perché gioca al Genoa Fares? L'ultima foto social l'ha messa 2 anni fa, gli se saranno rotti pure i social, sei rotto lui i social. Mamma mia, regà, dai che mancano 11 minuti alla fine. No, Roberto me intanto è andato a dormire, Roberto? Sì, vabbè, Roberto, dai, no, tutto. L'ultimo messaggio è 3 minuti fa. Ma di qua bisogna vedere quando l'ha mandato. È 9:40. Io non penso che ci sia il fuso orario, insomma, tutta sta differenza. Quindi 3 minuti di essere. Eccolo. Vabbè, io vado a staccare i bietti sul pulmino di Luca. Lascia perdere che tu dormi. State a casa, così. Luca, Luca a che ora è uscito? Luca è uscito un'oretta fa. Apposta, quella era di un'oretta fa che andava con Luca. Quella è di un'oretta fa. Quella è di un'oretta fa. Chi? Eccolo, si gioca al Brescia da Baggio a Fares. Madonna. Le piacciono i nuovi acquisti da Lazio? No, beh, no, insomma, spero che ti sbagli. Speriamo in qualcosa di meglio. In qualcosa di meglio, ah no, perché? Ma perché dovete essere così cattivi con Momo Fares se Toma Basic? Non vi piacciono? Niente, non mi risponde nessuno. Perché ci devono piacere? Che hanno fatto? Toma Basic, innanzitutto non mi tocca a Toma. Ma perché? Ma che hanno fatto che ci devono piacere? Ma io non li voglio. Non li voglio. E io sono sicuro che tutti li vogliono, almeno Toma Basic. Perché Paolo, volete Toma Basic? Scusa, Volete Toma Basic? Allora facciamo un sondaggio. Facciamo un sondaggio. Vediamo chi vince. Antonio, Paolo, Marzia e Mauro, perché Barbara non lo vuole. Quindi vediamo, Antonio, tu lo vuoi Toma Basic, Antonio? Allora, rispondi attento a come rispondi.
dopo l'azione della Coppa Italia, come lo voglio. Lo vuole, bravo Antonio, 1-1. Paolo. No, no. Oh, non e devi comprare. Allora, Basic è Mancino, siccome io sono Mancino, sì, Basic. Bravo Paolo, Marzia. Paolo. Marzia, Laurio. Ecco, ma no, vabbè, ma ti sei comprati i voti, dai. No. L'ho comprato, no, ho comprato no, qualche cosa? No. Come no? Ti sei comprato tu voti, Paolo. No. Bravo Michele, bravo. Quindi, Michele, bravo oddio, Michele. Oddio, stavo a fan gesto, no. 2-2, ho capito, raga. Vasco, scusa. 2-2. Mauro, il tuo voto può confermare, non può confermare perché stiamo pari, comunque... Può ribaltare il pronostico, Mauro, lo vuoi Toma Basic? No. Meno male, vedi? Te lo dico dopo che devi fare, Te lo dico dopo. No. Grazie al cazzo. No. Questo, oddio, mi dissocio da solo. Questo per fare... questo per... mi dissocio da solo. E perché ho detto una parolaccia. Perché ho detto una parolaccia e mi è scappata. Ecco perché... Questo comunque, per far piacione in mezzo a due stelle dice di no per questo, capito? Ma piacione di che? Ma non mi vedi? Ma Toma, guarda che se loro mi dicono che vogliono fare essa, tu dici che vuoi fare essa. È vero, sono d'accordo. Non è concordo, che lo voglio fare. Vedi, Antonio non è il mio presidente. Il commento di Michele ha risposto tu. Allora Michele, innanzitutto, porta rispetto a Toma Basic. Bravo. Allora, però ognuno non è che se dicono di no, è no. Ma dove andate con quel faccio? Segnava quel gol in Coppa Italia, ve volevo vedere. Se ne frega, ma non lo voglio Toma Basic, non voglio un modo fare. E allora adesso ve faccio un nome, dareste una possibilità, visto che non l'abbiamo mai visto? No. A Svitri. Chi? Kamenovic. No, Antonio, io punto su di te, Antonio. No. Antonio. Beh, no. Il talento è cristallino, secondo me potrebbe. potrebbe essere un fulmine sulla faccia di destra, vero? Ma mi siete drogati perché ne è possibile. No, ma Kamenovic non sapeva manco più che strada dopo uscita Formello. Regà, Kamenovic è il nuovo Beckham. Bravo Antonio. Intanto Paolo ancora sta sull'app di live per scommessa in tempo reale. Ecco, Ernesto. Ecco, bravo Ernesto, Mea Vitali. Ma perché un bel, scusate, l'anno prossimo, visto il ridimensionamento, no? E qua chiedo, che ne so, a chi vuole rispondere. Ma visto il ridimensionamento, no? Ma come attaccante? No, ma una possibilità al buon Giovanni Cabral. Mamma mia, tanta roba. Oh. Tanta via, ma che hai fatto stasera? Antonio? No, Antonio è un intenditore. Antonio punta alla vice direzione con Cristian direttore. Bravo. Ragazzi, è un attacco al potere che Cristian stiamo cercando di fare. Vedi? Ma non lo fate l'attacco al potere questi giocatori. Comunque è una scalata, Antonio è una cosa potente e quindi la risposta è così senza senso. Andrea Anderson. Vabbè. Bravo Andrea Anderson sta a Formello. Ma quando mai si è visto Andrea? Ecco, ti ha risposto Roberto. Ah sì, guardi. Basta che lo premo io il pulsante però, Rob. Posso premerlo io il pulsante? Sì. Ernesto, c'hai ragione. Se ti riferisci a questi giocatori che stanno a dir loro, la luna è il limite. È proprio... Raga, ma voi immaginate in centrocampo però. Io voglio sentire il parere di tutti. Qua non se non mi rispondete, vi giuro, faccio rapporto al direttore, Io me voglio immaginare in un 4-3-3, perché mettiamo 4-3-3, un bel centrocampo. Io ovviamente parlo di titolari, perché ovviamente un po' di ridimensionamento ci sarà, ma io sono fiducioso in una buona squadra. A centrocampo con Cataldi, Basic e HPH Pro. Mamma mia, cioè vanno a Serie C praticamente. No, Marco, è gente di gamba,
senza passaparvi. Cristian, hai dimenticato la punta centrale. A punta centrale Cancellieri. Ma voi volete fallire, Gamma? Ma voi volete quella è l'esterno, la punta dei diamanti sarà Giovanni Cabral, da falso 9, capito? Allora, con il suo talento. Il ridimensionamento è un conto, voler far fallire a squadra è un altro. Ma perché? Conto. Ma perché? Io mi riprenderei pure Gioni, pensa un po'. Ma perché se Gioni, ecco, dopo sta cazzata sì. Ma perché, scusa, ma perché ma ecco, Buffering. No, come ho detto Johnny è andato via tutto. Ma perché, scusa, volata. Ma perché, scusa, ma un bel Johnny sulla corsia mancina con quel sinistro delicato. Johnny Basic e Fares, che corsia di sinistra. Intanto donna di poca fede che dice oddio di piede proprio delicato, chi fece l'assist al Panterone per il definitivo 1-2 Johnny Cagliari della Sardegna Arena? Chi fece l'assist? Ma non me ne frega niente che ha fatto un assist, lo capisci? Però... ma Johnny c'ha un piede vellutato solo in ogni e allora Jordan Lukaku. Mamma mia, sulla sinistra con i capelli, ma voi ricordate quella foto del Gervinio? Non so se qua ricordate. Porca, come no, che c'aveva i capelli qua e il parrucchino qua. C'aveva la metà capo. Mamma mia. Io Jordan lo... Eba? Centrocampo, bravo Giorno. Kamenovic a sinistra, terzino di sinistra, tanto peggio De Marusic non può fa. Su questo sono d'accordo, Armin. Sì. In mezzo al campo, Toma Basic con la sua struttura fisica, la sua qualità, il suo palleggio. Giorni c'ha la busta di vellutata per piede. Allora, Giorni Rodriguez è un mancino. Guarda, a tratti mi sembra di rivedere mancino di Roberto Carlos. Roberto Mari. Allora, Roberto Mari. Senti la prossima volta che comprerà lo dito. Chi è? Balotelli. Mamma mia. Senti, raga, comunque io voglio essere serio. No, mo torno un attimo serio. Qualora Immobile se ne dovesse andare. Bravo a De Moniz, almeno Borello ogni tanto lo speaker lo nomina pure per entrare in campo. Comunque, detto questo. Ma è andato? Ma che ne so, ma quando è mai arrivato? Comunque, aspetta. Detto questo, no, io l'anno prossimo, regà. Aspetta, regà. Io l'anno prossimo, se se ne va Ciro, ma qua no, veramente giuro, sono serio. Perché io penso pure al dopo Ciro, no? Perché se parla che può andare via. Certo. Io non pretendo Haaland, gente del genere, perché ovviamente la Lazio non ha la forza, eccetera. Ma non se presentasse, ve lo giuro, regà. Guarda, faccio chiudere il canale, quindi diretto, prega a Dio che sono noi. Perché sì, perché veramente faccio chiudere YouTube, ci chiudo ancora mentre sto in live. Non se presentasse Corciolito Simeone. Perché è uno sbocco. Ho capito. Vabbè, sai che c'è la possibilità. Potrebbe succedere. Chiudiamo il canale. Cioè, se succede uno... Ma perché dobbiamo chiudere noi? Se la Lazio prende il suo lito, non ho capito. Perché io vengo qua e faccio un bordello. Comincia a dire parolacce, ad insultare tutti. Ma ti metti, non c'è problema, ma perché devo chiudere il canale nostro? Perché la Lazio prende il suo lito. Potrebbe succedere. Guarda che potrebbe succedere. Lo so. Ma io andrei a prendere subito Dia immediatamente. Vabbè, io mi vado a vedere i rigori, regali, voglio vedere. Ma perché sono arrivati i rigori? Io ho chiuso tutto. Sì. Perché penso va che bene, va bene. Oh, non fate spoiler sui rigori, No. Mi prego, dai, regà, io aspetto i rigori. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Marzia. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Mo sono arrivato, non c'ero. Ma tanto Marzia la fama a perdere da un po' di tempo, si vedeva.
Tu hai detto che volevi far chiudere il canale perché arrivava, come si chiama? Assolutamente sì. Simeone. Che il canale nostro non c'entra niente, sa, non mi interessa, mi impedite di entrare in live perché io vengo in live. Al massimo ti posso mutare, ma non che dobbiamo chiudere il canale. Non vengo in live. Allora Cristian, per riappicciare Ciccio Caputo a confronto è Karim Benzema Prime, versione Prime. Oh, dai, raga, imbarazzante. Ma Simeone non ti piace? Mamma mia, che no. No, non si dice. No, non gli piace. Digli il duo che prenderemmo noi, che abbiamo detto seriamente, che abbiamo detto allo stadio. Guarda, lunedì io detto, veramente, io come a me piacciono, no, è vero io venderei Immobile se avessi una società che magari investe. Io investirei magari quei 40 milioni circa, andrei dal Genoa e mi prenderei il doppio colpo Gudmundsson Retegui. D'accordissimo. Gudmundsson, anch'io. Gudmundsson e Matteo Retegui. Ditemi un po' voi in chat, vi piacerebbero Gudmundsson e Retegui, ragazzi? Voglio sapere pure la chat, se gradirebbero, no? Sto doppio colpo dal Genoa. A me Gudmundsson piace tantissimo. Secondo me tecnicamente è forte. E Retegui, sì, secondo me, se messo nel giusto contesto, non è quel calciatore da 30 gol, però una quindicina che li fa. Abbiamo chiuso così, va bene così. Ah, Ernesto comunque è d'accordo, vedi, è con noi. Anche Ernesto gradirebbe il doppio colpo Gudmundsson Retegui. Secondo me diciamo una quarantina, una media dei 20 e 20, 25 e 15, secondo me li prendi entrambi. Beh, quello voleva il Genoa questo a gennaio dalla Fiorentina, quindi... No, forse 30, ma... Perché ma la Fiorentina 30, erano arrivati? Mi pare che la Fiorentina a 25 c'era arrivata. Mi sa che Messi... Forse vabbè, sì, Messi sì. Mi ha lodito, se lo mette a far barista personale, capito? Messi se prende la Lazio, famo prima. Sì, sì, comunque certo. Quanto è bello, raga, vedere i rigori quando non sei tu che stai a giocare. Ah, sì. Beh, io vorrei che a voi sai che mi piaceva, raga, ma vi ricordate i shootout che facevano loro? Quanto mi piaceva, c'avevi 7 secondi per quanto mi piacevano. Però partiamo da centrocampo. Da centrocampo, davvero. Che era in MLS. Mamma mia, io mi ricordo li facevano pure in Italia, tipo a Biramore. Qual era? Sì, Biramore. De Pasquale. Salutiamo ciao Pasquale. Allora, devo salutare Antonio. Sì, regà, io domani c'ho un appuntamento. Ciao Antonio. Non ti preoccupare, Antonio. Ci vediamo domani. Ciao Anto, buonanotte. Grazie. Barbara, grazie per la serata. Mi ha divertito tantissimo. Ciao ragazzi. Grazie a te. Ciao. Oh dai, ce la fama resiste 5 minuti, tempo di sti rigori. Sì. Se spoilerate vi faccio veramente bannata al canale, Paolo, tu non ti giocai rigori live, Non ti fai più giocare niente ormai. Fai tu la telecronaca? Vai. Il direttore di gara dà indicazione ai due portieri, inizia l'Inter con Hakan Çalhanoğlu, sul punto di battuta sfiderà Oblak, il portierone dei colchoneros. Vai, un pronostico al volo, che fa? Segna? Gol. Pronostico, dai, Goal. Vediamo. Gol. Mauro, tu? Gol. Paolo, tu? Dai, gol, dai. È pronto, fischia l'arbitro. Çalhanoğlu, sguardo di ghiaccio, parte lui, destro secco, rigore perfetto del turco nerazzurro e il vantaggio dell'Inter. Calcio di rigore perfetto. Non c'è linea. Ma guarda che Çalhanoğlu è difficile, chi sbaglia, Guarda che bravo, lo voleva pure la Lazio di Animota, non ricordi che era l'anno scorso? Sì, l'anno scorso. Non è male. No. Però dovete sapere che mi sta un po' antipatico, perché io ce l'ho sempre a fantacalcio, quando non lo metto segna, quando lo metto non segna, prende 5, quindi mi sta un po' antipatico. Intanto è pronto,
Memphis Defy contro Sommer. Defy, sguardo di ghiaccio, che fa? Veloci, per me segna. Fuori. Defy, destro, rete, centrale, forte, centrale, proprio sul sicuro. Memphis Defy fa 1-1, pareggia, e il Ciolito chiama il Vanda Metropolitano. Mamma mia, che allenatore, il Ciolito Simeone. 18 milioni annui il presidente, lo dico, 18 milioni glieli dà se firma dal 2024 fino al 2048. 24 anni adesso, e qui sbaglia il Niño Maravilla. No, lo segna, dai, sbaglia, bravo. Per me lo sbaglia il Niño, per voi? Per me lo segna. Se parte Oblak, la parata di Oblak para il rigore al Niño Maravilla, tirato un rigore, mamma mia, centrale, obrobioso, raga, spiazze, penso che entrerebbe in campo pure Bobbo, ha visto, guarda come ha tirato, gli ha aperto la mano di richiamo, con la mano destra. Però imbarazzante, no, un po' di rigore così. No, non puoi dire così, dai. Ma io che so, quello che sta più avanti, mi ho spoilerato al volo. Chi, cioè, qualcuno aveva visto il rigore di Sanchez? No, io sto indietro. Allora è pronto Coquet, veloci, che fa? Segna. Parte Coquet, gol. Parata Sommer col piede. Grande. Bucio de... De fondo schiena, fortuna, fondo schiena, italiano furbito. Sì, sì, assolutamente. Ecco, che era Saúl Ñíguez. Comunque, l'Inter vince perché c'è la regola che chi sbaglia il rigore per primo vince. Guarda, infatti, è vero questa cosa. Non la volevo dire, però questa cosa succede spesso. Dal dischetto è pronto. Ma chi è? Di Marco? Klassen? No, Klassen. No, è Klassen. Sì. Segna. Klassen. Oblak. Parata di Oblak. No, sbaglia ancora, vabbè, l'Inter. Dai. Oblak. Ma guarda che rigore. Vabbè, allora. Che portiere. Ma i rigori si tirano come ha tirato Memphis Depay. Ma hai visto che botta? Vedi Nicola centrale, Berti che è diventato. Guarda centrale, vai. Guarda questa... Mi dissocio. Insomma, l'angolato abbastanza. Cioè, ma Klassen non giocava. Io, vabbè. Ma. Comunque, facciamo. Ho capito, ma a parte. Ho capito, che è la Madonna, mi dissocio. Allora, dal dischetto è pronto. Questo non so chi sia, regà, aiutatemi. Non lo so, è il numero 17. Ma chi è questo? Rete, ha segnato l'Atletico. Il numero 17, spiazzato Jan Sommer, non so chi sia, il numero 17, chi è, se lo sapete in chat, intanto i tifosi piangono dell'Atletico, hanno inquadrato un tifoso veramente a piangere dell'Atletico, veramente. Chi è questo? Niente, Richelme. Richelme. Sì, Richelme c'ha 100 anni. Come c'ha 100 anni? C'era scritto così, Richelme. Acerbi, e tu lo sbagli. Sì, sì. Tu lo sbagli. Sì, sì, Richelme si chiama. Tu lo sbagli, Acerbi. Grande Paolo, c'ha gli occhi dappertutto. Volte Acerbi gli ha tirato centrale, o stavo a dire... Così ti tirano i rigori, così ti tirano. Infatti, non ho capito, perché il portiere avversario, quando stanno in vantaggio specialmente, ma perché non rimani fermo? Ma non ti viene al dubbio che quello va sul sicuro che ta tira centrale? Sì, sì, ma... ad andare... Angel Correa per il quarto rigore, siamo 2-2, ma ovviamente l'Atletico ha un tifo, no, è pronto Correa, se non sbaglio, Jan Sommer, dai, tiralo alto, tiralo alto, è il numero 10 dei Colchoneros, Angel Correa, il Ciolito non guarda, guarda la curva, fischia l'arbitro, destro di Correa, rete Correa. Oh, vedi che allora non so solo io, Vabbè, ma io mi dissocio.
Aveva pure il regista che lo inquadra, dai. Chi? Alberti. Albertone. Questo lo deve tirare, lo deve segnare, giusto? Sì, se no vanno fuori. Lautaro Martinez contro Obra, e ve lo dico io, Lautaro tradisce l'Inter. No, Lautaro, attenzione. La tifosa di Colchonero sta pregando con la sciarpa, bellissimo però. Hai già fuori, dato il titolo. È finita, l'Inter è fuori. L'Inter è fuori, ha sbagliato Lautaro, Atletico ai quarti di Champions League. Io però l'avevo detto, chi sbagliava per secondo vinceva. Posso dirlo? Io sono contento. Spiazze Pensaghi, spiazze per Acerbi, spiazze per De Vrij, spiazze un po' per tutti, insomma. Dai. Tranquillo. Non dite cose, io domani sono la live su TikTok, c'ho tutti gli amici interisti. Lautaro ha tirato un rigore che neanche Murici con l'infradito sulle spiagge di Palma de Mallorca avrebbe tirato. Mamma mia, veramente. Ho capito, ma io mi dissocio. Nesto, dai. Devo far così. Penso. Dai, raga, io penso che stiamo arrivati, dai, potremmo pure 2:40 di sì, sì. Dai, ragazzi. Grazie, ragazzi, di avermi fatto grazie a te, Barbara, grazie alla chat. Grazie a te, Barbara. Grazie alla chat, veramente, di essere stati con noi, siete stati tantissimi stasera, quindi grazie. E niente, seguiteci sul sito, seguiteci sui social, domani c'è la live su TikTok, quindi seguite pure lì, scaricate l'app, fate tutto quello che potete, insomma. Io vi ringrazio e buonanotte a tutti e sempre Forza Lazio. Sempre. Ciao a tutti, buonanotte. Sempre. Ciao.